Ed eccoci qua in diretta, signori, con tantissime novità, con tantissimi volti, in realtà non nuovi, però che hanno iniziato a far parte ufficialmente della nostra famiglia, dei loghi incredibili che abbiamo lì nell'angolino, davvero straordinari, e uno sfondo che è diventato rosa da nero dietro di noi, si vedrà poi nel corso della serata forse anche meglio, eppure una sigla, quindi tantissime novità, ovviamente, come abbiamo spoilerato la settimana scorsa, grazie a College Life, che ha deciso di credere nel nostro progetto, e proprio per questo io mando subito un video loro riguardante i vari progetti che stanno facendo in questo momento. Work it, make it, do it, makes us all the better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man, that's how long I've been on ya. Rieccoci qui, vi ricordo appunto che dal 7-8 marzo ci sarà un evento a Roma di College Life proprio legato al calcio femminile, non solo, anche a quello maschile, per provare appunto a conquistare il sogno americano, possiamo chiamarlo così. Adesso poi nel corso della trasmissione vedremo altre clip, no Francesco, quante novità? Tante novità, buonasera a tutti, e a parte che ora ne parleremo anche di questi due baldi giovani sotto di me. E Luca ora dovrà stare attento perché verrà coperto, secondo me dove mette la testa, dai loghi di College Life e di CF Live, quindi attenzione. E da settimana prossima avremo anche poi delle testimonianze proprio di ragazzi di College Life e delle ragazze che ovviamente stanno usufruendo di queste borse di studio, quindi ovviamente loro ci potranno raccontare ancora meglio tutto quello che è College Life e quello che fa College Life. Quindi carichissimi. Oggi puntata tosta, dai, per noi soprattutto. Tra l'altro siamo in diretta sia su Facebook sia su YouTube che su Twitch, caro Luca, quindi oggi triplo degli spettatori, no Luca, come stai? Bene, un po' stanco perché sono in piedi dalle 5:30 di stamattina, però dai, carico perché era la prima puntata della nuova era, no? E quindi molto, molto curioso anche di vedere cosa verrà fuori, ma sono sicuro che sarà una grandissima nuova avventura. Quindi buonasera a tutti. Tra l'altro inizio con salutare uno dei nostri storici, è arrivato qui primo come ospite, ormai sempre fisso. Pino, finalmente sei tornato anche tu. Periodo difficile, mettiamola così. E poi due volti che avete visto qua come ospiti, tra l'altro di recente, anche settimana scorsa, il buon Marco Villani, che è venuto qui adesso ufficialmente come componente di Cartellino Rosa, vero Marco? Sì, di Calcio Femminile Live, Cartellino Rosa, molto, molto piacere, grazie tante di avermi invitato per un'altra volta qui. Speriamo veramente che si possa parlare per bene di calcio, perché ci aspetta una giornata fantastica, eh. Esatto, assolutamente, ci sono stati due big match importantissimi e una partita che non era un big match con un risultato davvero inedito e di cui assolutamente parleremo, anche con il buon Stefano Berardo che torna anche qui con noi per la seconda volta e speriamo anche in maniera anche più fissa. Come stai Stefano, tutto bene? Buonasera a tutti, sto benissimo, anzi è un piacere essere ritornati qui con voi. E siamo di nuovo quindi tutti qui, tantissima gente, ci saranno i soliti ospiti poi più avanti, ben tre calciatrici come abbiamo spiegato dalle nostre solite copertine, ma ovviamente non si può non iniziare a parlare della Serie A, perché la giornata che c'è stata ed sta già passando qui sotto ha arrivato davvero tante sorprese e risultati importanti e li andiamo subito a vedere, infatti in questa 15ª giornata con la Fiorentina che continua a non riuscire a vincere, infatti pareggio a 2-2 anche con la Lazio grazie a una stratosferica nei Visentin, il Sassuolo in 10 per la maggior parte della partita a causa dell'espulsione di Orsi ferma comunque il Milan sullo 0-0, il Napoli femminile batte l'Hellas Verona 2-1 con questi tre punti importantissimi per la salvezza, si pensava di un sorpasso e invece l'Empoli ha battuto la Juventus per 2-1 a sorpresa di tutti, la Sampdoria vince in trasferta 1-0 casa del Pomigliano e poi la Roma
vince 2-0 il big match contro l'Inter, lasciandolo molto indietro in questo momento per la lotta al secondo posto. Vediamo infatti anche subito la classifica di questa Serie A aggiornata, che in realtà, eccola qua, non la trovo più, eccola qui, con la Juventus sempre prima, però con la Roma a sole 3 lunghezze di distanza, poi il Sassuolo a 35, Milan a 32, l'Inter un po' più lontana a 29, poi abbiamo una Sampdoria a 22, ferma lì nella parte sinistra della classifica da tempo, mentre Pomigliano, Fiorentina e Empoli vedono comunque molto vicino in questo momento il Napoli e la zona rossa con solo 1 o 2 punti di stacco, e infine Lazio e Verona che chiudono la classifica con ormai da tempo cui siamo anche abituati. Francesco, vogliamo parlare da questo scivolone della Juventus? Dai, perché no, anche perché ero lì ad Empoli, quindi diciamo ero lì proprio in questa giornata storica, perché la cosa divertente era che l'ultima sconfitta era stata il 27 marzo 2019, quindi esattamente 2 anni e 11 mesi dopo, esatti, arriva la successiva sconfitta appunto in campionato. Che dire, nel senso, ottimo Empoli nel primo tempo, primo tempo che poteva finire anche più di 2-0. Juve che anche questa giornata, anche questa partita, diciamo, non ha approcciato per niente bene la partita, appare tanto in difficoltà in difesa, oltre che per gol subiti anche proprio per le occasioni che concede, e l'attacco sta avendo dei seri problemi soprattutto nel concretizzare, perché poi nel complesso la cosa strana di quella partita è che poi la Juve perde meritatamente, sono il primo a dirlo, ma crea tantissimo e realizza pochissimo, ha una percentuale di realizzazione del 6%, cioè dati proprio alla mano in quella partita, tra rigori sbagliati, pali, gol salvati sulla riga, anche l'Empoli ha avuto poi le sue occasioni, giusto così il risultato alla fine, ma diciamo arriva la Juve nel peggiore dei modi a questo sabato, per questo scontro diretto con la Roma, e vedremo che cosa succede, perché forse dai tempi del primo anno col Brescia forse il campionato non è mai stato così aperto adesso, come a questo punto diciamo del campionato, come lo è quest'anno. Assolutamente, infatti la Roma ha soli 3 punti di distacco. Luca, non posso non chiedere un parere anche a te su questa Juventus. C'è Emanuele che diceva, ha detto che comunque qualcuno ha graziato l'Empoli perché la palla non voleva proprio entrare, ma ha anche detto che la Boattin dà sempre qualcosa in più alla Juve e non può essere lasciata in panca. E poi guarda, c'è il buon Luca che dice rigore sbagliato, sì, di Girelli, ricorda. Quello che dico è che quella partita si poteva giocare anche 6 giorni e non si segnava ugualmente, cioè ero ben conscio di quello. Luca, che non hai pensato? Io, allora, intanto l'ho detto anche ieri che abbiamo parlato con un tifoso della Roma e comunque tra di noi, che, e concordo con Francesco, quando comunque sbagli così tanti gol, diciamo che a parer mio è naturale che poi meriti di perdere una gara del genere. Poi non è una scusante aver sbagliato tanti gol, anzi è un aggravante sul fatto che tu non sia riuscito a portare a casa il risultato. Diciamo che dopo tutto, tante volte l'abbiamo anche ripetuto tra di noi, a volte era andata bene, quindi alla fine ci si era salvati, il gol al 90esimo, il pareggio, la vittoria comunque raggiunta all'ultimo minuto, magari come all'andata con la Roma. Questa volta è una di quelle partite stregate in cui la Juve non ha giocato bene, però ha creato molto, non è riuscita a concretizzare, e l'Empoli è stato bravo soprattutto nei primi 20 minuti a mettere, non dico un'ipoteca, però a fare quei 2 gol, e la Juve non è più riuscita a rientrare. Quindi dico solo che adesso la partita con la Roma arriva, come dice Francesco giustamente, nel momento peggiore, ma diciamo che si ripresenta la stessa situazione dello scorso anno in cui Juve e Milan si incontrarono e la Juve aveva comunque 3 punti di vantaggio sul Milan. Quindi di conseguenza vedremo se la Juve avrà un moto d'orgoglio dopo la sconfitta di Empoli e se la Roma, come abbiamo ripetuto più volte, riuscirà a fare l'upgrade nelle sfide importanti oppure si scioglierà un po' come neve al sole, come è successo spesso
nella sua storia. Cioè, appunto, Genoa che dice: si potevano segnare il rigore e poi segnare un altro gol, come è accaduto in molte partite alla fine della Juventus, che spesso abbiamo visto in svantaggio per ribaltarla. Marco, vengo da te per chiederti se secondo te, appunto, il campionato è riaperto e cosa ti aspetti proprio dal big match Roma-Juve, se secondo te potrebbe esserci un aggancio in classifica. Il campionato è sicuramente riaperto, secondo me, e l'ho detto anche più volte, lo ripeto anche qui. Il campionato sarebbe aperto anche nel caso in cui la Roma stesse ancora a 6 punti, lo sarebbe stato anche a 2 giornate dalla fine, perché io parlo forse un po' condizionato dal mio amore verso il gioco della Roma quest'anno, che secondo me è una squadra fantastica, una squadra fortissima, una squadra che ha un allenatore che non ha paura di scendere con 5 attaccanti in campo contro il Pomigliano, perché ricordiamo l'assetto della Roma, che la Roma ha preso contro il Pomigliano e contro tante altre squadre, e dunque credo che per la Juve, a prescindere, sarebbe stata una sfida difficilissima, perché la Roma in questa stagione ha completato il coronamento di un percorso, e in questa stagione si è consacrata, secondo me, dal mio punto di vista, perché con Spugna ha raggiunto veramente una qualità del gioco e una concretezza anche dal punto di vista realizzativo incredibile, e soprattutto la Roma scende bene in campo dal punto di vista tattico. Poi, insomma, difficile aspettarsi qualcosa difficile poter prevedere qualcosa dal punto di vista del risultato, perché è una partita più che mai aperta, soprattutto dopo il risultato, avete detto bene voi, della Juventus contro l'Empoli. Però mi sento di dire questo, che la Roma non deve commettere l'errore di scendere in campo come è scesa in campo contro tante altre squadre, contro la Juventus, perché questo sì che sarebbe un errore. Cioè, ripeto, scendere in campo con 5 attaccanti contro la Juventus non va bene, scendere in campo con il 4-2-3-1 con Greggio e Giuliano davanti alla difesa non va bene, secondo me, contro la Juventus. C'è bisogno di un centrocampista di interdizione, di una centrocampista di interdizione che non è esattamente la caratteristica, no, madre di Giuliano e Greggi. C'è bisogno di scegliere una tra le due, di mettere Bernauer a centrocampo, secondo me, dal punto di vista dell'assetto, per cercare di riuscire a seguire meglio gli inserimenti che la Juve fa dal centrocampo in area, perché poi dopo la forza anche della Juventus, secondo me, è quella. La Juventus è una calciatrice che, secondo me, dal punto di vista del prospetto della nostra nazionale, può essere aurea, cioè Arianna Caruso, che a me piace tantissimo per la sua duttilità, per la sua abilità e intelligenza tattica in campo. E dunque la chiave, secondo me, di lettura della partita da parte della Roma può essere questa. La chiave di lettura da parte della Juve non c'è, nel senso che la Juve poi è una squadra forte a prescindere da tutto. Quello che deve essere imperativo, categorico per la Juve, è scendere in campo con tranquillità, che è stato probabilmente quello che, dopo i 20 minuti di blackout a Empoli, l'ha portata a sbagliare soprattutto nei 20 metri, negli ultimi 20 metri, e a non trovare mai il gol poi dopo la fine, no, decisivo del pareggio, nonostante siano arrivate molte occasioni, secondo me. Tanto poi c'è buon DJ Lumix, buon lui, che dice appunto: non è quest'anno la Roma, non ha fatto gli errori degli anni passati, ovvero punti persi, per alla fine non ha perso appunto partite clamorose, quest'anno ha fatto giusto, ha pure battuto il Sassuolo all'andata subito. Al fine possiamo considerare la sconfitta con l'Inter l'unica risultato in cui forse ha perso qualche punticino, però la Juve sta facendo quei passi falsi che l'anno scorso appunto magari non aveva fatto. Pino, vengo anche da te per un parere comunque su questa sconfitta Juventus, in vista appunto anche di questo big match che non so se riuscirai a seguire. Sì, lo seguirò sicuramente, non ho potuto seguire la partita di Empoli, ma insomma la Juventus stava zoppicando come fluidità di gioco da dopo l'ultima partita di Champions League. Su 10 partite una può anche essere sfortunato, questa è l'opinione mia, però io sono convinto che l'abitudine a giocare partite di un certo tipo e la personalità delle ragazze italiane, penso che Girelli prima o poi si sblocchi. È difficile cambiare assetto tattico dopo aver fatto una partita come quella di domenica, anche se sono d'accordo con Marco, perché contro l'Inter ha giocato con 3 costruttrici di gioco, se così posso dire, al centrocampo, e basando la partita sul palleggio con la Juventus non so
se questo sarà sufficiente. Quello che posso dire è che la Roma questa volta ci crede, ecco, a differenza forse dell'anno passato. Però sinceramente fare un pronostico è complicato. Tanto c'è Emma che ci Urtica con la Svezia contro l'Italia, meglio di Urtica nella Juve. Ma pure Urtica che, Urtica che passeggia per strada. Pure Urtica che passeggia per strada. Come? No, pure Urtica che passeggia per strada è meglio di quando gioca con la Juve. Sono contesti diversi. Succede spesso anche nel maschile che guarda Lautaro, sono tre mesi che non segna, in Argentina due la partita. No, per carità, però dico c'è una bella panchina lì, bella spaziosa, e magari un Bonfantini che si può alzare dalla panchina, entrare in campo. Così. Volevo dire una cosa, la partita di Empoli non l'ho vista. Però da quando l'Empoli ha smesso di mettersi tutti davanti, diciamo, all'area del rigore, mi sembra che comincia ad andare un po' meglio, perché ho visto la partita di Firenze di Coppa Italia, che secondo me l'Empoli gioca molto bene. Non sembrava una squadra in lotta per la salvezza, per l'approccio, insomma, no? E quindi non lo so, non so come la imposterà Spugna, se parte aggressivo, però penso che la Juventus, se perde questa partita, ne potrebbe risentire, racconterò di anni passati. Sì. Stefano, proprio a proposito di Empoli, tu che vedi molto da vicino le Toscane, una vittoria davvero sorprendente ma utilissima poi in chiave salvezza, perché il Napoli il giorno prima aveva sorpassata la squadra. Ma è ovvio che l'Empoli ha ricevuto una scossa forte dopo il risultato di Firenze in Coppa Italia, è stato secondo me una partita spartiacque, perché è una doccia di morale forte. Non dimentichiamoci che prima della partita di Firenze di Coppa Italia Ulderici era un passo dall'esonero. Di colpo si è ripreso in mano l'Empoli, ma secondo me lui non l'ha mai perso di mano l'Empoli, perché a me il gioco di Ulderici piace, mi piace come lavora, mi piace come si comporta, mi piace come parla sia prima che nel post partita. Si tratta di un allenatore che può sicuramente fare molta strada nella nostra Serie A e lo sta dimostrando. Certo è che alcune ragazze all'interno della squadra secondo me non l'hanno seguito appieno, e vorrei citare un nome, anche se probabilmente forse Francesco e Luca, non lo so, mi diranno se è vero. Ecco, io vedo una Pragonzi a Empoli molto in difficoltà, eppure quest'estate io l'ho accolta come il colpo del mercato d'estivo, cioè per me l'Empoli aveva fatto il colpo con Pragonzi. Però nonostante l'assenza di una calciatrice che dovrebbe essere fondamentale come Pragonzi, Ulderici ha trovato comunque una soluzione per far giocare bene la squadra. E l'Empoli a noi quest'anno ci ha dato tanto, tanto filo da torcere. Ovviamente l'hanno fatto un po' tutti quest'anno contro di noi, però siccome l'Empoli sono tre volte che l'abbiamo incontrato in questa stagione, per tre volte non siamo riusciti a vincere, insomma, evidentemente Ulderici sta facendo un buon lavoro. E chi dice il contrario evidentemente non ha una visione proprio accurata di quello che sta succedendo nell'ambiente azzurro, ecco. Comunque Pino, è appena detto, Lautaro non segna da mesi, appena segnato, quindi è arrivata adesso il gol. Io voglio dire, avendolo visto diverse volte dal vivo, che se c'è un merito di Ulderici è quello dello scattino mentale che non fece a Roma lui aveva la partita in mano, a un certo momento ha fatto arretrare la squadra di 15 metri contro una Roma in grandissima difficoltà, con 8 primavera in lista. E invece tra l'altro il 2-1 lo segna proprio una ragazza della primavera. Esatto, a Firenze no, a Firenze ha fatto entrare un attaccante. E allora, perché secondo me al di là di Bragonzi l'Empoli gioca a calcio, ha le potenzialità per giocare a calcio, la devi far giocare a calcio. Punto, non è, cioè, persino il Verona visto a Napoli non è lontano parente del Verona del signore che c'era prima, che era impresentabile come gioco. Cioè, le volte un po' di coraggio. Tanto se devi andare in Serie B ci va lo stesso, voglio dire, non è che giocando, facendo una sorta di paracatenaccio te salvi più facilmente, perché in Italia non ci sono i difensori e i centrocampisti
giocare tutti a semicerchio, schierati davanti all'area di rigore. Questa è un'opinione mia personale. Io poi volevo aggiungere un'altra cosa sul De Ricci, se posso. Prego. A me il De Ricci piace tantissimo l'idea moderna che ha di calcio, nel senso che nel calcio moderno esiste un po' questo concetto di fluidità dei moduli, e cioè di approccio adattivo, un po' camaleontico, no? A seconda dell'avversario che ti trovi ad affrontare. E io credo che queste transizioni anche proprio di modulo durante la partita, anche delle volte, siano proprio di un calcio moderno e di una concezione chiara che ha De Ricci in mente. Ci sono tantissime calciatrici, avete parlato di Bragonzi, secondo me anche Shanti Dompig, su Dompig si può fare un ragionamento del genere, che permettono proprio per via della loro grande duttilità in avanti questa serie di transizioni dei moduli, che poi dopo permettono alla squadra di avere un approccio camaleontico e di mettere in difficoltà, no, l'avversario, secondo l'idea per la quale il modulo non è nient'altro che lo strumento che si utilizza per attuare un'idea di calcio, ok? Oggi non siamo più negli anni 90, dove il modulo è quello e si allenano degli asset offensivi durante la settimana che poi dopo vai a riprodurre in partita. Il calcio è cambiato, il calcio è un altro sport, è uno sport molto più moderno rispetto a quel tempo, e quindi c'è bisogno proprio di questo allenamento del giocatore e della giocatrice all'imprevisto, più che al, diciamo, ad un set specifico che si può andare ad allenare durante la settimana. E io credo che De Ricci incarni perfettamente questa essenza di calcio moderno, che a me piace tantissimo. Freschezza anche dal punto di vista comunicativo, hai detto benissimo, è veramente un bravo allenatore che può andare avanti, secondo me. Colgo questa occasione per fare due spunti, visto da queste parole che ha detto Marco, che giustamente oggi come oggi gli allenatori di calcio, ma questo vale anche per il maschile, se non si evolvono vanno indietro, e abbiamo visto specialmente anche a Firenze i vari Iachini, i vari Prandelli, anche se vabbè Prandelli insomma è di un'altra generazione, però per esempio prendendo uno Iachini, no? O anche una Panico a Firenze, ecco, quando un allenatore non si aggiorna, non riesce a stare al passo con i tempi, purtroppo i risultati sono questi. E il fatto di essere appunto camaleontico, come sottolineava Marco, è una cosa che ti aiuta molto, perché tu devi essere capace non soltanto a interpretare la partita, ma la devi anche leggere. Tu devi vedere se le ragazze stanno giocando bene, stanno giocando male, e se le ragazze giocano male è ovvio che tu devi cambiare modulo, devi fare dei cambiamenti. È una cosa che ho notato anche nell'Arezzo di Testini, questa cosa, ed è per questo che l'Arezzo di Testini in Serie C sta facendo dei grandissimi risultati. Ultimissima cosa, la squadra di De Ricci è la più giovane della Serie A, quindi lavorare con le giovani non è facile, quindi anche di questo è un'altra, secondo me, grande medaglia di merito. Ma assolutamente. Due secondi, allora, una cosa. Prego, sì, l'ultima cosa sulla partita, l'ultima cosa. Sì, una cosa sull'Empoli rapida. Era per rispondere a Stefano su Bragonzi, era semplicemente, no. Bragonzi c'ha un problema, che è quello che deve essere supportato in un certo modo per giocare bene. Purtroppo è stata accolta come un fenomeno d'Empoli quest'estate, ma molti non si sono accorti che l'Empoli il fenomeno ce l'aveva già in squadra. È arrivato l'anno scorso dalla Juve, sempre. No. E penso che già quest'estate tornerà. Non faccio il nome e basta, finisce così. Se no sembro ripetitivo sempre. E finisce così. Luca, l'ultimissima. Comincia con la S. Occhio! No, ho capito. Con la S. No, non Luca, penso. Luca, di la cosa sull'Empoli, presto. Veloce. Occhio perché però aver vinto con la Juve non serve niente se poi il Verona ti batte. Quindi occhio, perché l'Empoli ci ha abituato quest'anno a sali e scendi clamorosi. Quindi io direi retrocessione quando dopo se 20 dopo 20 episodi in cui Luca non dà mai per vincente il Verona, arriva il primo pronostico. Luca, retrocessione d'ufficio. Visto che sei il primo a lasciarci,
Ti chiedo un tuo parere però su Roma-Inter, che abbiamo parlato da dove arriva la Juve, ti chiedo anche dove arriva la Roma e poi quest'Inter, allora, se comunque si rialzerà col Pomigliano. Volevo fare una premessa. Al di là di qualche entusiasta tifoso dell'Inter che poteva pensare che l'Inter era una squadra che avrebbe lottato per la Champions League, l'Inter sta facendo un'ottima stagione. Ha speso un budget inferiore a un paio di squadre, a una squadra che retrocederà e a un'altra che ha appena cambiato allenatore, Pomigliano, e le cose vanno fatte a step. Ha fatto un tentativo nel mercato invernale, ma un certo sistema gliel'ha bloccato, e quindi sta giocando con una rosa abbastanza, al di là del numero, ristretta. Quindi si sapeva che era una partita complicata. In più ci metti che la francese ha preso una bella botta da polli di scaldamento e abbiamo rasentato che non giocasse. Sì. Proprio. No, ci credo. La botta, no, mi fa ridere perché tra tutte... Sempre polli. Esatto. Del resto c'è una letteratura che dice che l'ha voluta Rita, quindi evidentemente avrà... No, è vero. Ha trovato delle doti. Io sono 50 anni che ve lo caccio. Raramente mi sbaglio. Voi vi ricordate che sulla Fiorentina, a prescindere dall'allenatore, ad agosto io dissi, feci delle previsioni. Perché poi il calcio è come tutti i giochi: se c'hai le carte, giochi, se c'hai le scartine, la devi amministrare la partita. Comunque, niente, la Roma è superiore. Sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto del palleggio, della personalità, dell'interpretazione della partita. Poi, indubbiamente, scusate, c'è stata una sliding door. La Roma si stava facendo l'autorete, è venuta giù e ha preso il rigore che c'era tutta la vita, per carità. E chiaramente questo ha un po' tramortito molte delle nostre, insomma. Cioè, la partita non c'è mai stata. La Roma era superiore, Durante ha fatto un'ottima partita, come la fece a Torino, perché la Juventus in questo periodo, la migliore partita che ha fatto, secondo me, è quella a Binovo contro l'Inter di Coppa Italia, dove giocò veramente bene, non rischiò quasi niente. Quindi c'è poco da dire, ecco, cioè era prevedibile una sconfitta. Tra l'altro vediamo proprio la programmazione comunque della prossima giornata, perché stiamo già parlando di partite che ci saranno questo weekend, non le abbiamo viste tutte. Infatti abbiamo Sampdoria-Fiorentina che apre le danze domani alle 12.30, a seguire proprio Juventus-Roma e poi il big match di giornata tra l'Hellas Verona ed Empoli, di cui abbiamo già annunciato, e poi avremo Lazio-Sassuolo, Inter-Pomigliano, Milan-Napoli, quindi uno scambio tra Milano e la Campania. In questa, ma chi ti fa questi calendari? Che mettere due partite a 7 km di distanza, due partite Inter e Milan in casa insieme, le solite mosse di marketing per tipo, ma la vendita di Cincotta quant'era, è quotata? Perché io seguo poco il betting, diciamo così. Domani Cincotta c'ha il sangue agli occhi, eh. Io credo che la vittoria della Sampdoria sia molto molto quotata bassa. E anche giustamente dico io che c'è il sangue agli occhi Cincotta, per come è stato veramente preso a pesci in faccia. Quest'anno ne parliamo. Il prossimo anno vediamo chi tocca. Perché... Esatto. Sta prendendo, sì, proprio... un certo, come si chiama lì, quello che è andato alla Juve, ragazzo serbo. Vlahović. No, sentivo nominare Prandelli, che a me non è che piace come allenatore, però insomma, preso sto bambino. Io Prandelli l'ho vissuto nel 2000, negli anni 2000, primi decenni degli anni 2000. No, a me non mi piaceva quando all'epoca allenava quella Fiorentina, non mi piace proprio quella. Era una Fiorentina straordinaria, venivano presi dei giocatori scandalosi, carità. Li faceva giocare. Per carità, cioè. Però io ho un atteggiamento. No, per carità, sono opinioni. Certo. Sono anziano, capito? Cioè io ho giocato tecnicamente, non con le lavagne, però per carità, rispetto anche... Sono opinioni, certo, assolutamente. Sono aree geologiche, non l'avete visto giocare, quindi... Se dico una cosa, la Fiorentina che andò in B
era più forte della Fiorentina di Brandelli. Sì, questo è vero. Analogia. Io ho parlato personalmente, io ho intervistato per un'altra testata, ho intervistato Stefano Carobbi, che era il capitano di quella Fiorentina. A microfoni spenti mi sono fatto raccontare tutta la storia perché era troppo, cioè era un'occasione troppo ghiotta e è pazzesco. Ti auguro di intervistare il capitano della femminile quest'anno tra 10 anni che ti racconterà le stesse cose, perché non Tortelli so, tra 10 anni sei prenotato. Non sono motivazioni tecniche quelle che... Allora, ma facciamo ma sguinzagliamo Stefano su sta Fiorentina, ragazzi, perché sta fremendo. Per chiedergli la domanda è: ma perché zio Pino ad agosto diceva aperti alla Fiorentina? Ma la domanda è: perché state esonerato il panico sbagliato? Questa è la domanda. Ma diciamo, per spezzare una lancia a favore della nostra di panico, ma il Pomigliano si era messo in uno stato di vabbè, basta, abbiamo fatto, stiamo a posto, ciao, e non va bene, quindi. La scossa che serve alla Fiorentina, il Pomigliano l'ha data, e l'ha data per la seconda volta, perché quando sostituirono all'andata Tesse con Domenico Panico, cominciarono ad arrivare i risultati. Però perché hai ripreso Tesse, scusa? Che era stata mandata via malissimo. In questo caso per ragioni contrattuali, perché sennò altrimenti... ho capito, però era stata mandata via dopo 2 settimane malissimo. Lodito c'ha 15 allenatori al libro paga, di cui 14 esonerati. Il povero presidente del Pomigliano, più modestamente, 3. Queste sono, diciamo, aspetti che magari in futuro, se intervisteremo Manuele Tesse, potremmo anche chiedere. Però... Io chiedo a Stefano, Stefano cosa sì. deve fare per essere esonerata? Cioè, c'è un evento che scatenerebbe l'esonero, mi chiedo io. Panico. Di Barone. Cioè, se Panico ora strada e tira uno schiaffo a un bambino, la esonerano oppure neanche quello? Allora, io, cioè, le occasioni per esonerarla ci sono state. Lo 2-0 interno con il Napoli, la sconfitta e il pareggio della contro la Lazio, ma anche occasioni precedenti, la sconfitta 6-1 con il Sassuolo, cioè sono tutte occasioni che avrebbero potuto, che qualunque dirigente sano di mente avrebbe potuto dire: cazzo, non possiamo andare avanti così, scusate la parolaccia, però insomma ci sta, non possiamo andare avanti in questo modo, esoneriamola e prendiamo un altro allenatore, cioè è il minimo per dare quella scossa che sto cercando io. La Fiorentina, non ho capito perché non vuole fare questo passo, ma io mi auguro che non sia perché vogliono provare ad andare avanti con lei anche il prossimo anno, facendole addirittura una squadra più forte. Io mi auguro che non sia per questo, perché se così fosse veramente... ce ne andiamo in Serie B, se ci salviamo quest'anno, l'anno prossimo non ci salviamo, perché non incide nel gioco, non incide psicologicamente, non incide moralmente. Ma voi avete mai provato a vedere una conferenza stampa di Patente Panico o le dichiarazioni del post partita? Cioè, dalla primissima conferenza stampa io ho visto uno zombie, senza offesa, poi per carità, magari il suo essere, magari il suo stile, per carità, però cavolo, un po' di empatia, un po' di umanità. Cioè, dice sempre le stesse cose, dobbiamo lavorare. Come è esordito la conferenza stampa contro la prima della Sampdoria? Abbiamo lavorato, dobbiamo lavorare. Capito, ma dove è questo lavoro? Quando è che arriva questo lavoro? Anche perché di fronte non c'è una squadra qualsiasi, c'è una squadra che ha un tecnico come il signor allenatore, come Antonio Cincotta, ha messo insieme, ha raggruppato e ha costruito una squadra tutto sommato niente male. Ti chiede Luca, tra l'altro c'è Luca che chiede: al posto della Panico chi vedreste? Sorbi. Allora, come traghettatore a fine no, Attilio Sorbi per me non è un allenatore di calcio femminile, perlomeno non so, in Serie D forse. Dai, voglio sperare. Riprendendo il dubbio atletico, scusami se interrompere, ma meglio Sorbi o Panico? Perché anche aspetta un attimo, rispetto per cortesia, perché Sorbi non era manco calciatore, non scherziamo. Dice Panico all'aggravante, almeno esatto. Ormai non penso che si arriverà all'esonero, però io penso che comunque un traghettatore. Assolutamente, Pino, ti saluto, ti lascio andare, buona continuazione.
buona, grazie per essere stato qui con noi finora. Grazie, ciao a voi, Pino. Ciao. Arrivederci. Ci vediamo presto. È andato. Allora, senza ancora prima che lo rimuovessi io. E soprattutto senza avermi dato tempo di rispondere alla domanda, che chi vedevo al posto della Panico. Vabbè, in questo momento un traghettatore, e potrebbe essere Ricci della Primavera o potrebbe essere anche Caroppi, che in questo momento è senza squadra, almeno fino a fine stagione. Quei 2-3 punti che ti servono per una salvezza sicura almeno li metti in tasca. E dal prossimo anno io ho delle voci che c'è un certo Giampiero Piovani che sta aspettando una telefonata da Firenze, telefonata che arriverà solamente dopo l'ultima partita di questo campionato, quindi è tutto rimandato. Come diceva Panico, esonerata, arrivano a Panico a questo punto. Potrebbe io essere... al posto di Panico vedrei bene Luca Zantedeschi. Anche bravo, dai miei trascorsi di Football Manager guarda potrebbe che ho fatto grandi ischierato. Risultati io. Occhio, lo so, ma per quello lo dico, infatti. Guarda, l'importante non è solo metterle in campo, ma devi sapere anche motivarle. Se le sai motivare, per me sei benvenuto. Approvato. Luca, guarda, sono meglio della Panico, sicuramente. Vabbè, chiunque. Ma invece di questo Sassuolo Milan ne vogliamo parlare due minuti in attesa del primo ospite, perché comunque grande Sassuolo. L'arbitro ha tirato più fuori i cartellini in quella partita che nel resto della sua stagione, insomma, però in 10 sì, il Sassuolo regge l'urdo, una grande Lemei. Potrei dire una cosa prima che... di affrontare questo discorso, scusatemi, ma sempre legata a Sassuolo-Milan, Allora, dobbiamo un attimino fare una comunicazione a chi ci sta seguendo, perché l'ho notato che su Twitter molte persone si sono lamentate del fatto che la partita non è stata trasmessa sulla 7, perché c'erano gli speciali di Enrico Mentana sulla guerra in Ucraina. Quindi diciamo a tutti quanti che la partita non va sul canale La 7, perché adesso La 7 è in mano a Mentana, causa crisi Ucraina-Russia, ma sulla 7D. È importante. Che è qualche che è, oltre che su internet, è anche qualche canale più in là di La 7, cioè non niente, esatto. Niente di eclatante. Non mi ricordo esattamente il numero, però... pare 28, 27, 28, se non sbaglio. Comunque cioè, non è 132 che bisogna farsi... No, vabbè, comunque ragazzi, grande Sassuolo secondo me, perché ha giocato 80 minuti in 10, partita che stranamente è finita, perché a un certo punto avevo il dubbio che... inizia a tavolino a un certo punto per qualcuno tra gialli e tra l'altro a me mi ha stupito che l'espulsione è di Devil Fulgence, come la chiamo io. Devil Fulgence, però guarda, in questa partita comunque Tomà ha confermato esattamente quello che avevamo detto settimana scorsa, no? Ti ricordi quando ci aveva detto che era Martina Piazza, sì. No? Che il peggior avversario che ha avuto era Tomà, no? Che dicevamo, Tomà non è tanto il problema di quando gioca palla al piede, perché poi ha fatto ammonire 18 giocatrici del Sassuolo, ha fatto espellere Orsi, quindi dal punto di vista. Il problema di Tomà è quando arriva davanti alla porta. Quello è un gran problema. Perché anche in questa partita Tomà... E proprio per questo Gans per la maggior parte della partita l'ha messa prima punta per andare a segnare, giustamente. Ma lì sai anche che il Milan ha avuto tante assenze. Io continuo a non capire questa cosa di aver fatto giocare Guagni col problema che aveva e col fatto poi che lei è ultimamente comunque gli infortuni non sta avendo dei problemi, è stata buttata lì in mezzo dopo due minuti. Scusate, vi interrompo tutto. Interrompo tutto perché abbiamo la prima ospite di questa sera, quindi la faccio subito entrare. Nicole Costa, attaccante del Cesena. Buonasera Nicole, come stai? Tutto bene? Ciao, buonasera. Sì, tutto a posto, voi? Tutto bene, tutto ciao. Abbiamo editato anche un po' le nostre grafiche, siamo pronti anche come appunto sei la prima ospite di un calcio femminile live rinnovato esteticamente con nuove grafiche, nuovi loghi e in streaming ovunque. E io inizio però facendo la domanda un po' più banalotta che ti avranno fatto un milione di volte, ovvero come nasce la tua passione per il calcio, se magari hai avuto qualche difficoltà all'inizio a coltivarla? No, beh, io all'inizio, cioè io proprio all'inizio giocavo con mio fratello al parchetto del mio paese e poi da lì mi hanno visto e mi hanno chiesto se volessi, cioè se mi andasse di andare a provare in una squadra di maschi all'epoca. Io ho iniziato in una squadra
di maschi e sono andata a provare e mi è piaciuto e da lì ho iniziato. E riguardo proprio a questa cosa che hai iniziato con i maschi, adesso c'è la classica discussione, meglio iniziare subito in scuola calcio femminili totalmente, oppure magari iniziare con i maschi, perché molte ragazze, quello che diamo, dicono tempra il carattere, aiuta molto. Tu come la pensi? Ma io la penso che, secondo me, è meglio iniziare con i maschi, ma anche sia a livello fisico e anche di carattere, sì. Poi dopo, vabbè, a una certa bisogna passare nel femminile perché poi, vabbè, diventa obbligatorio. Però, secondo me, la cosa migliore è iniziare coi maschi. Senti, invece, riguardo proprio al Cesena scendendo in campo, avete avuto un periodo un po' no nell'ultimo periodo con tante pareggi, tante sconfitte, non riuscivate più a vincere, no? Adesso finalmente siete tornate a conquista dei 3 punti contro la Roma. Ci racconti un po' cosa è successo in questo periodo? E se appunto questa vittoria con la Roma può essere un attimo il punto di svolta per risalire la classifica. Sì, diciamo che abbiamo avuto un po' un periodo abbastanza duro a tutti gli effetti, proprio a livello sia di gruppo in generale. Ci sono stati alcuni problemi con alcune ragazze, così, no? E adesso con questa vittoria speriamo che ci aiuti a ritrovare la luce e che ci siano altre vittorie, dai, speriamo di risalire. Una tira l'altra, vedremo un po' appunto il proseguo della stagione, anche perché la Cesena comunque è una di quelle squadre che ci aspettiamo tanto, visto comunque anche il campionato ottimo dell'anno scorso. Ti chiedo un tuo punto di vista proprio dal campo di questo campionato cadetto, perché noi continuiamo a dire è uno dei campionati più belli del mondo, più emozionanti, può succedere di tutto. Per esempio di recente il Palermo ha battuto il Tavagnacco, la Pro Sesto pure, non si capisce un po' nulla. Dal campo com'è? La impressione è uguale? Sì, sì, no, ma ogni partita è una, cioè anche giocando contro l'ultima è una lotta fino alla fine, perché non si sa mai, cioè, cosa può accadere, cioè magari la prima va a perdere contro l'ultima, cioè. Un campionato davvero, campionato più pazzo del mondo, Francesco, sì. Sei d'accordo con me, vero? Ma la FIGC, più che trasmettere Juve-Roma in oltre 100 paesi, dovrebbe trasmettere la Serie B in oltre 100 paesi, perché diciamo sempre, non so del mondo, ma sicuramente in Italia è il campionato più divertente, la Serie B, assolutamente d'accordo. Poi quando ci riserva anche questi big match serali adesso, questa novità con Brescia-Como, chissà che non sia l'inizio di una lunga serie di addirittura di match serali pure per altre squadre, magari. Non sarebbe male, non sarebbe male. Comunque lascio a te la parola, Francesco. Sì, assolutamente. Buonasera Nicole, grazie per essere venuta e ringraziamo anche il Cesena che è comunque sempre disponibile a queste cose. Grazie. Ma io volevo chiedere, diciamo, la mia solita domanda, un po' mia solita in realtà da 2 puntate che la sto facendo, se ti puoi presentare, descrivere che tipo di giocatrice sei, magari per chi non ti ha mai visto giocare, per chi non ti conosce bene. Allora, io in realtà ho iniziato come centrocampista e da quando ero piccolina fino a 3 anni fa facevo il centrocampista come play e quindi imposto il gioco, no? Poi dopo mi hanno spostato, all'epoca giocavo all'Inter in primavera e mi hanno spostato in difesa centrale e da lì ho iniziato a fare il difensore centrale che anche lì impostavo il gioco e tutto. E adesso nelle ultime partite sto iniziando a ritornare centrocampista come play. Perché poi andare più indietro voleva dire andare in porta, quindi hai detto meglio, no. Meglio ritornare avanti, meglio riproiettarsi in avanti. No, appunto, guarda, hai detto una cosa. No, anzi, volevo prima farti un'altra domanda, poi parlare della primavera. Riguardo i prestiti, no, perché tu sei in prestito al Cesena, hai già fatto anche l'anno scorso a Ravenna, se non sbaglio, in prestito. Esatto. Ti volevo chiedere, siccome io sono un grande sostenitore dei prestiti per quanto riguarda le ragazze giovani, comunque vengono dalle primavere forti, come appunto l'Inter, la Juve, la Roma e altre, Fiorentina, eccetera, eccetera, se consiglieresti questa esperienza, comunque già tu è il secondo anno che stai facendo, diciamo alle tue coetanee, e soprattutto ti volevo chiedere una cosa che viene molto bistrattata, questa cosa che molti percepiscono come un passo indietro di andare a giocare in Serie B in prestito, ma vogliamo dire che in realtà è importante giocare per chi è in prestito, per chi è giovane, poi dopo dove
importa relativamente, diciamo. No, io sono pienamente d'accordo, e cioè è meglio giocare in Serie B che magari fare una panchina in Serie A. Cioè io sono dell'idea che le giovani devono giocare e quindi devono trovare spazio nella Serie B, secondo me trovano molto spazio, più che in Serie A, dato che stanno puntando molto sull'estraniero. Cioè, quindi io consiglio di trovare spazio in Serie B, assolutamente. Assolutamente. Poi vabbè, è chiaro che se poi arriva una squadra di Serie A che garantisce... Si è frizzato Luca. Mi sono bloccato. Io? No, no, Francesco. Luca, scusa, Francesco. Ok, forse è tornato. Sei tornato. Eccomi, no, mi ero bloccato. No, dicevo, poi è chiaro se arriva una squadra che, di Serie A che ti dà la titolarità al 100%, ovvio che da pazzi dire di no, però... Come dicevi, vabbè, chiaro, sì. Quindi, appunto, però se non si ha la certezza, meglio avere la certezza di giocare in Serie B o anche in Serie C, ormai che la Serie C sta sempre crescendo anche lei, piuttosto che fare la panchina. Ma invece volevo chiedere, per quanto riguarda la primavera, no? A me piace molto il mondo della primavera, e quindi mi interessava sapere, per te comunque che vieni da una primavera, da una delle più forti d'Italia, che ne pensi di questo? Diciamo dell'anno prossimo, no? Che arriverà finalmente la primavera 1 e la primavera 2, quindi una specie di serie A della primavera e serie B. Cioè, può essere questo forse il passo decisivo per far crescere ancora di più il calcio giovanile e femminile, e magari quello che mi auguro anche arrivare a, butto lì, trasmettere delle partite in diretta addirittura primavera. Allora, io non sapevo di questa cosa, cioè sono proprio ignorante. E comunque, beh, penso che il livello del calcio femminile si stia alzando sempre di più, e quindi penso che in questo caso sì, si possa arrivare a trasmettere partite della primavera di campionato. Sì, secondo me sì. Già le finali di campionato le trasmettevano. Sì. Sì. No, più che altro perché anche io, avendo visto varie partite primavera della Juve in particolare, che è nello stesso giorno dell'Inter, so che poi tre quarti delle partite sono di un certo tipo e poi solamente due o tre sono partite, sì, esatto, veramente combattute, esatto, quindi, sì. Quindi mettere quelle che sono poi le più forti insieme, come sarà l'anno prossimo, per me potrebbe essere anche un miglioramento, come esperienza vostra proprio di giocatrice. Sì. Francesco, sei ribloccato? No, ci sono. Ti vedo, prego, bloccato, prego. Però col video. Per quello. Parlo. Ti switcho con Luca a questo punto, mentre vai. Ti riprendi. Facevi il ventriloquo, Francesco. Esatto, ma io lo sai, è la mia passione. Intanto grazie Nicole di essere qua stasera. Io volevo chiederti, allora, una domanda subito a bruciapelo, ma di valutazione personale, tua. Allora, un tuo punto di forza e un tuo punto invece in cui ti senti debole? Oddio, domanda difficile. Allora, il punto di forza secondo me è che riesco a gestire bene, come si dice, la palla. Cioè, so già i movimenti delle altre, magari riesco a, cioè, intuisco prima quello che vogliono fare gli altri. Mentre il punto debole, secondo me, è la velocità. Cioè, non sono molto veloce a causa della mia corporatura, però cioè, lavorerò sempre di più per migliorarlo, ovviamente. Quello è chiaramente, poi l'obiettivo è sempre migliorare le proprie qualità, alla fine, se no, esatto. Uno non giocherebbe neanche se fosse già arrivato da quel punto di vista. Poi volevo chiederti invece sul campionato, io vedevo la classifica, no? E vedo Cesena 18 punti, no? E sostanzialmente direi lontano dalla retrocessione e lontano dalla zona per la promozione, no? Sì. E la mia domanda è, con tante partite così da giocare, e io punto sempre su quello, non sarebbe il caso di mettere dei play-off dal secondo al quinto posto per la seconda che viene promossa in Serie A, per dare anche un po' più di, come dire, animo alle squadre che sono in quel limbo lì di classifica
per cui magari non riesci né a scendere né a salire troppo. Io in realtà non so se sono d'accordo, perché cioè, la Serie A comunque, cioè, il livello è altissimo e quindi cioè, sono pochissime secondo me le squadre in grado di affrontare la Serie A, e quindi secondo me una squadra di metà classifica di Serie B non so se posso essere in grado, però cioè, si potrebbe anche provare, non... poi magari non funziona, io non sono pienamente certo. D'accordo, però... Ci sta, magari in un futuro provare. Comunque, Luca è tanto anti playoff in Serie A quanto invece promotore dei playoff negli altri campionati. Cioè proprio... Assolutamente, ma l'ho sempre detto, perché negli altri campionati secondo me c'è un altro livello di competitività, perché in Serie A non può la prima fare i playoff, non ha nessuna logica, cioè in nessun campionato. Invece in Serie B la prima giustamente sale, ma da sotto le altre magari possano avere l'occasione di salire. Finisco con le mie domande. Nicole, scusa, alla mia domanda finale. C'è la sigla oppure posso farla senza sigla? Certo. Mandala tu. Sigla! È bellissimo, perché, voi non, non è, perché da casa non lo vedono, però io vedo le facce preoccupate delle nostre ospiti quando c'è la sigla. Ma pure adesso mi parlo di più. La cosa, c'è delle pistole, delle persone ammazzate, ma cos'è sta roba? C'è una roba che sembra pazzesca. Una scena di Sergio Leone. Infatti, no, è una domanda in realtà, Nicole, semplicissima, ma è stata soprannominata così e quindi me la porto dietro come nome. Allora, io lavoro con i bambini, quindi volevo sapere da te un consiglio che daresti a una bambina che inizia a giocare a calcio in questo periodo, un consiglio personale su come comportarsi, su cosa fare, comunque un tuo pensiero sull'argomento. Allora, a una bambina sicuramente di divertirsi, perché il divertimento è la prima cosa molto importante. E in realtà questo, perché poi tutto viene dopo, cioè quando si è bambini si pensa solo al divertimento, poi dopo quando si diventa un po' ragazzi inizi a pensare seriamente a migliorare te stesso e ad avere obiettivi, ecco. Grazie. Intanto c'è Fabio che dice: nel maschile quell'anno fa è salito il Benevento che arrivò ottavo in Serie B, poi retrocesse già a marzo, proprio riguardo i playoff. A questo punto arrivano le prime domande inedite, no? Del buon Stefano e del buon Marco. Partiamo da Marco, ti metto in alto così arriva la prima domanda inedita. Sì, ciao Nicola, ti ringrazio anche io personalmente per essere qui. No, io volevo chiederti invece, visto che mi ha incuriosito molto questo tuo cambio di ruolo, no? Che ci hai un po' raccontato, prima a centrocampo, poi in difesa, la domanda più banale ma più insomma, che sorge spontanea è dove ti senti meglio, perché poi comunque sono due ruoli radicalmente diversi, quello del difensore centrale, no? E del centrocampista, che però hanno una cosa che li correla, come ci hai detto tu, cioè l'impostazione. A prescindere da quello che abbiamo capito sia una caratteristica che insomma, hai dentro, dove preferisci giocare? Allora, diciamo che preferisco più il centrocampo, ma per un semplice motivo, perché magari quando faccio un errore si vede di meno e cioè ho meno preoccupazione di tenere la palla, di giocare. Mentre quando sono in difesa, cioè se perdo palla ho subito dietro il portiere, quindi gioco un po' più con l'ansia o con l'ansia di sbagliare, ecco. E quindi certo, a centrocampo sono un po' più tranquilla. Uomo. Sì. Esatto, sì. L'ultima domanda invece che ti faccio velocissima è, dato che sei molto giovane, volevo chiederti a chi ti ispiri o a chi ti sei ispirata sia nel calcio femminile o anche nel calcio maschile, perché di esempi noi ne abbiamo visti tanti anche, no? Di ragazze che si ispirano a modelli del maschile. Come è andata per te invece? Allora, io una persona che seguo molto nel femminile è Linari, e nel maschile invece in realtà non ho una persona che mi ha colpito. Quindi Linari,
comunque anche per caratteristiche, probabilmente Rinari è una ragazza anche lei abbastanza brava, che sta migliorando tantissimo anche in fase di impostazione, quindi comunque anche le caratteristiche lì si incontrano, no? Tra voi due, quindi esatto, sì. Probabilmente risposta esatta. Intanto così ha risposto anche la domanda che gli aveva fatto anche il buon Ema e anche il buon Giuseppe, così fregati, risposto tutto in uno, esatto. E Stefano, ma anche solo tu. Eccomi qua. Allora, ciao Nicola, buonasera innanzitutto. Io ti faccio una domanda invece sullo stadio Dino Manuzzi. Il Cesena ha questo meraviglioso impianto che appunto è il Dino Manuzzi, che la squadra maschile ormai è finita in un inferno senza più uscita. Potrebbe essere un impianto utile per far giocare la squadra femminile? E l'altra domanda appunto è: ci avete mai giocato? Allora, io so che l'anno scorso l'ultima partita di campionato ci hanno giocato contro la Roma. E sì, noi, cioè, la nostra società sta lavorando per farci giocare lì qualche partita. Sì, questo sì. È importante. L'altra domanda che ti faccio è: qual è stato il tuo momento calcistico migliore e quale quello peggiore? Cioè, qual è il tuo ricordo migliore e qual è il tuo ricordo più brutto? Allora, il mio ricordo migliore sicuramente è la vincita dello scudetto di primavera, dove abbiamo vinto lo scudetto contro la Roma, mi ricordo. E poi vabbè, anche il passaggio dell'Inter dalla Serie B alla Serie A. Io ho fatto metà anno con loro e quindi anche quello è stato molto, molto bello, sì. C'è un'ultima cosa, se mi permettete. Prego, continua. No, mentre il momento più brutto... L'inizio di quest'anno, perché tra vari infortuni e altre cose, Covid, praticamente ho saltato la prima parte della stagione, quindi è stato molto difficile, però adesso sono in campo e basta, mi basta questo. C'è un'ultima cosa che ti vorrei chiedere ed è una cosa abbastanza importante, però riguarda te personalmente. Viste le notizie terribili che stanno arrivando dall'Est Europa, come stai vivendo personalmente questo momento e se pensi che magari in futuro potremmo ritrovarci, diciamo, in una situazione, non dico di guerra, però insomma in una situazione poco piacevole, ecco. Allora, io sinceramente sto vivendo un po' con la paura, perché con tutte le notizie che stanno dicendo sui telegiornali mi fa molto paura, cioè... sono cose che io sinceramente non avrei mai aspettato, nel XXI secolo è una cosa assurda e quindi, cioè, vedendo adesso la realtà non posso che negare, cioè, non so se in futuro ci potrà essere, ma vedendo adesso secondo me non posso negarlo, ecco, cioè, non insegna niente secondo me la storia. Grazie. E guarda, Nicole, credo che hai risposto a tutte le nostre domande, ti abbiamo riempito in cerca di curiosità su tutte di più. Come ultima domanda ti chiedo se ci puoi magari raccontare un aneddoto che riguardo lo spogliatoio del Cesena, se magari avete qualche rito prepartita, una canzone che ascoltate che magari vi carica sempre prima di scendere in campo. Sì, abbiamo un urlo che è in romagnolo e che però io non lo so pronunciare e quindi evito di fare una brutta figura, altrimenti poi le compagne vengono a esatto e quindi lo fate prima di scendere in campo per caricarvi, esatto, sì tutti insieme. Ne vedi, prima o poi, allora, la prossima volta che avremo magari una tua compagna che lo saprà fare, ce lo faremo fare proprio qui, esatto, sì. In diretta, così, e poi lo useremo come sigla per tutto il resto delle altre puntate, assolutamente. Nicole, grazie mille davvero per essere stata qui con noi stasera a portare un po' di Cesena qui su Calcio Femminile Live. Ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per il resto della stagione e ancora buona serata, grazie mille. Grazie mille a voi, buona serata. Ciao Nicole, ciao, grazie. Ciao, buona serata, buon proseguimento. Torniamo noi cinque. Che precisione. Io devo fare una domanda però, perché io qua ho tutta la mia scaletta, esatto, siamo stranamente puntuali, giusto per sicurezza,
c'ho alle 22 uno switch, giusto? Arriva Valentina Marré e chi è che va via? Io presente, ahimè, okay. Signor Marco. Ok, giusto così per sicurezza, abbiamo parlato di Serie B, andiamo a vedere i risultati però della Serie B, che si è stata scorso weekend, oltre ai recuperi, perché infatti, come già detto, c'è un certo Brescia che ha battuto il Como e infatti, come vedremo poi la classifica, è primo al comando di tutti. Vediamo proprio i risultati, eccoli qui, della 17ª giornata con il Cesena, che appunto arriva da una vittoria di misura contro la Roma Calcio Femminile. Il Chievo cala il trizio sul Palermo, che però in settimana ha battuto il Tavagnacco 1-0. Il Brescia aveva battuto 1-0 il Cittadella, mentre il Como 2-0 la Sassari Torres. Vittoria anche per il Cortefranca sul campo del Ravenna, Cortefranca che sta scalando la classifica, 0-0 tra San Marino e Pink Bari. E poi la Prosesso che conquista 3 punti importantissimi in casa del Tavagnacco. Vediamo proprio anche la classifica del campionato cadetto aggiornata, con il Como non aggiornata invece, Francesco, mi hai mandato devi chiedere alla tua collega. E niente, facciamo finta che il Brescia ha 32 punti e quindi è davanti al Como. Poi abbiamo Pink Bari e Chievo a 25, un po' più lontani, un Cortefranca che comunque ha davvero scalato la classifica. E poi una zona salvezza molto interessante, perché il Palermo in realtà c'ha 8 punti, poi abbiamo Prosesto 12, Roma e Torres a 9, quindi ancora tutto in ballo. Vediamo anche il programma di questa domenica, dove abbiamo giusto qualche partita importante, giusto un Brescia Chievo Verona, un Como San Marino, poi abbiamo Cortefranca Tavagnacco, Palermo Prosesto in chiave salvezza, poi Bari Cesena, Roma Calcio Femminile Ravenna e Sassari Torres Cittadella, quindi tante partite importanti. Tra l'altro io sto cercando di avere gli highlights proprio di Brescia Como, spero di riuscire a farveli vedere entro la fine della puntata. Ragazzi, bello il Brescia, bello il Como, ma vogliamo parlare del Cortefranca. Cortefranca. Ma che campionato sta facendo il Cortefranca? Ragazzi, questa estate si vociferava, forse avesse qualche difficoltà pure a iscriversi, invece sta facendo un campionato spaziale. Tra poco dovrà avere difficoltà, quella che ha meno difficoltà. Tra poco avrà difficoltà a iscriversi in Serie A, forse. Parleremo di questo magari tra qualche anno. Tra qualche anno. Non credo che sarà l'unica, purtroppo. Francamente, dall'anno prossimo nessuna delle squadre in Serie B per me potrebbe iscriversi in Serie A. Per come l'hanno Come Brescia, fortunatamente pare di sì. Ma Brescia sì, ma il Como non sono neanche tanto convinto, perché non ho capito se dietro c'è la società maschile o meno. Non l'ho ancora capito. No. Maggior ragione. Ma io invece penso più Como che Brescia, tra le due. No, ma la società del Como comunque è solida, quella molto solida. Il Como femminile. No, quindi, non metto in dubbio questo, però credo che comunque con l'aumentare dei costi questi si ritroveranno. Faranno un po' come il presidente della Longobarda, lì Borlotti, che alla fine vuole retrocedere perché costa troppo sta in Serie A. Sì, comunque per dire solida, nel senso che anche economicamente, cioè da quello che so io, dovrebbe farcela. Intanto, visto che stiamo parlando di proprietà, c'è una notizia che è arrivata poco fa su Twitter, ovviamente prendiamola con il condizionale, con tutte le pinze del caso, però leggo che Rocco Commisso avrebbe messo in vendita la Fiorentina. Già. Benone. Solo quella femminile. Ovviamente no, però insomma è una notizia comunque importante, perché insomma la Fiorentina la conoscete meglio di quanto la conosco io, sinceramente, ma soprattutto non è una buona cosa se un americano viene e dopo 2 anni se ne vuole andare. Evidentemente le cose non sono andate bene, però ripeto, è una notizia su Twitter presa da Space Viola, che non ho capito bene di che cosa si tratta, però è un evento tipo quello che facciamo noi, e invitano sempre persone. Una persona che hanno invitato ha tirato fuori questa cosa, domani avremo altre risposte. Comunque io approfitto un attimo di questo stacco tra un ospite e l'altro per far vedere un altro video di College Life, che comunque lo ricordiamo sempre, ci supporta nella nostra trasmissione. Siamo proprio tra l'altro in diretta anche sulla loro pagina Facebook. Mando subito in onda il piccolo video. I wake up, flex, I'm down now, check, no drip this, wet, tell him run it all, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell him run it all. 9 out of 10 roll through my hands, I'm by my lonely,
turned to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady. Eccolo qui, sempre legato appunto all'evento del 7 e l'8 marzo che si terrà a Roma per permettere appunto a calciatrici, aspiranti calciatrici e calciatori di partecipare. Sarà un ambiente, tra l'altro un ambiente ricco di persone da tutte le parti del mondo, perché ci saranno tanti atleti anche internazionali, però proprio aumentare l'esperienza dell'evento. Intanto faccio subito entrare Valentina Marrea a questo punto, a sorpresa, senza niente. Velocissimo, Valentina ha detto vieni, era subito grande. Esattamente, subito pronta. Marco, tu devi già salutarci o purtroppo sì, andare? Purtroppo sì, però insomma già la settimana prossima sarò felice di stare di nuovo con voi. Proprio domani mattina c'è la sveglia presto, quindi devo salutarvi, però mi ha fatto molto piacere stare con voi fino adesso, grazie mille, okay, grazie ancora. Grazie a te, Marco. A te, allora Marco. Buonanotte. Ciao Marco, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Dico solo una cosa, anzi due cose. Uno, ricordiamo una cosa però, College Life Italia non tratta solo calcio. Quindi no, aspiranti nuotatori, tennisti, non mi ricordo tutti, neanche tutti gli sport che coprono praticamente, sportivi di tutti i tipi, potete anche voi usufruire, non solo le calciatrici o i calciatori, delle borse di studio appunto tramite College Life Italia. La seconda cosa che volevo dire è tutto partita quella diretta con la nostra TikToker preferita Marina Angiolini. Poi da lì c'è stato il lancio tra collaborazioni su Cartellino Rosa, ora adesso quest'altra cosa qua. Dovremmo poi rinvitarla a fine stagione per diciamo, un dovuto ringraziamento e mandarle qualcosa, anche qualche pacco. Tutti i pacchi ecco, del cibo che ci arriverà a fine stagione, esatto. Tutte le cose. Gliele poi direttamente gliele manderemo. Gli manderemo qualche sugo vale. Della nonna al posto di quelli che trova magari lì in America. Sugo Alfredo. Spaghetti. Esattamente. Il sugo Alfredo, sì. Esattamente, ma visto che il prossimo ospite arriverà dalla Serie C, io direi che vado subito a prendere proprio i risultati del suo girone, ovvero stiamo parlando del girone B, ed ecco qui, un girone che noi vediamo da molto vicino, credo, il girone più bello del mondo, diciamo. Visto che siamo molto affezionati a Nigeria e Portogallo, che tra l'altro si sono affrontati e finito con un pareggio perché non volevano farci piangere per qualcuno, l'hanno fatta apposta. Il derby del cuore, e poi... Esatto. E poi che dicono a CF Live venerdì? Avranno detto se vince una delle due. Poi ci rimane male. Bisognava trattare tutti bene. Quindi 1-1, poi vedremo pure ovviamente gli highlights della squadra del Porto che sono forniti dal buon Gabriele Zoia, come sempre. Abbiamo poi il Venezia VFC che vince 1-0 a Bologna, pareggio tra Jesina e Vicenza, quindi la Jesina che blocca la capolista sul pareggio, il Mitici batte 3-1 il Civitanova. Il Padova cade in casa 5-1 per mano del Riccione, mentre Atletico Oristano cala il poker sulla SPAL. Il Trento batte 2-1 la Triestina, mentre il Venezia CF pareggia con il Brixenovi 2-2. Quindi si fermano un po' le due vette della classifica. Andiamo anche subito a vedere con il Vicenza in questo primo, però con una partita in meno, mentre il Venezia, anche qui la classifica non è aggiornata, ha vinto 10-0 il recupero col Civitanova, quindi in questo momento si trova con 41 punti, ma appunto il Vicenza deve ancora recuperare una partita, quindi molto importante. L'Isera che purtroppo, Francesco, torna nella zona play-out, dopo che per la prima volta era riuscita ad uscire, e vedremo un po' fino a fine stagione come andrà. Vediamo anche il programma a questo punto della prossima giornata, che vede Atletico Oristano Bologna, Brixenovi Mitici, Riccione Isera, Portogruaro VFC Venezia, Trento Padova, Vicenza SPAL, Civitanova Jesina e Venezia CF Triestina. Quindi questo anche il programma della 19ª giornata. E faccio subito entrare il nostro ospite, dopo che abbiamo appunto letto i risultati, il programma della sua squadra. Faccio entrare Martina Sclavo, giocatrice del Venezia FC, bisogna sempre specificarlo. Buonasera Martina, come Buonasera. Stai? Tutto bene? Grazie mille intanto per essere qui con noi. Sono molto curioso, comunque la prima giocatrice effettiva del Venezia FC che arriva qua sui nostri canali. Però inizio con la domanda un po' più banalotta, ovvero come è nata la tua passione per il calcio e se magari hai avuto qualche difficoltà all'inizio a coltivarla.
Ma nessuna difficoltà particolare perché comunque ho avuto da subito l'appoggio dei miei genitori, tutti e due molto tifosi, uno della Roma e l'altro della Lazio, quindi avevo il derby in casa comunque. Tu da che parte ti sei schierata? Esatto, se si può dire. Inizialmente Ottima domanda. dalla parte di mio padre perché mi portava allo stadio, mi faceva sentire le canzoni, quindi ero un po' deviata. E poi mio padre si è dovuto trasferire per lavoro e quindi sono diventata all'età, ero piccola, ancora 4 anni, 5, da lì della Roma, perché mamma mi ha iniziato quindi a portare allo stadio e tutto, però la passione ce l'ho avuta da sempre. Cioè, mamma ha Ok, quindi approfittato un po' diciamo, di quel esatto, momento. Quello che dell'assenza. succede sempre in queste occasioni. Ha colto l'assist e ne ha approfittato. E senti, invece, tu sei arrivata quest'estate al Venezia anche perché è stato, diciamo, è nato quest'anno, perché quello dell'anno scorso alla fine era una collaborazione con quello che era il Mestre. Volevo chiederti appunto che ambiente hai trovato, qual è la mentalità comunque di una squadra che in questo momento è anche in Serie A maschile, la stessa società. Insomma, raccontaci un po' questo mondo. Allora, sicuramente è stata una sorpresa anche per noi giocatrici in primis, perché comunque una realtà completamente nuova che per tutti è uscita fuori anche in ritardo, perché noi era un po' che sapevamo del progetto, era un po' che comunque avevamo iniziato il ritiro e la notizia del Venezia FC ancora doveva uscire fuori. E ho trovato quello che mi aspettavo, quindi io ero in cerca di una società professionista che mi mettesse appunto a disposizione tutti i mezzi per raggiungere, diciamo, i miei obiettivi. E è quello che ho trovato, cioè la professionalità che ci può essere in una serie A maschile ce la riportano anche a noi del femminile. Quindi su questo sono più che soddisfatta e contenta. E senti, immagino che l'ambizione già quest'anno sia quello di salire di categoria. Sì, perché era partito tutto con il tentativo di partire proprio in primis dalla Serie B. E poi io l'ho saputo personalmente 2 giorni prima di iniziare il ritiro che non saremmo saliti, cioè che non saremmo partiti dalla Serie B e quindi ho dovuto dare una risposta immediata. È stato difficile, cioè, accettare il progetto, perché comunque io avendo sempre giocato in Serie B voleva dire scendere di categoria e non è stato facile. Però il progetto, ripeto, era importante, c'era professionalità, c'era tutto quello che cercavo, quindi ho deciso comunque di accettare. L'obiettivo, ovviamente, sì, è quello di salire di categoria il prima possibile. Comunque, stai affrontando un campionato che, come la Serie B, sta crescendo di livello ed è davvero molto impegnativo perché poi c'è un Vicenza davvero scatenato, c'è il Trento, c'è il Brixenobi, quindi tante squadre di grande livello, oltre ovviamente alla vostra. Lo chiedete appunto dal campo, come giudichi la vostra stagione, cosa sta mancando in questo momento per tenere il posto da capolista? Allora, sicuramente Vicenza, Trento e Brixen sono le squadre che ci hanno messo oggettivamente più in difficoltà, perché sono le squadre che ci hanno levato dei punti. E dobbiamo crescere tanto a livello di gruppo, in campo, perché essendo anche una squadra totalmente nuova, siamo giocatrici che non hanno mai giocato insieme tra di loro, quindi siamo partiti da zero e ti dirò, siamo partiti anche molto bene per essere appunto una squadra nata da 6 mesi praticamente. E dobbiamo migliorare sicuramente nell'affrontare a livello mentale gli scontri diretti perché abbiamo perso punti proprio in quelle occasioni, però siamo molto centrate sull'obiettivo. Il campionato è lungo, quindi siamo tranquille. Assolutamente, lunghissimo, soprattutto quest'anno che sono aumentate anche le squadre partecipanti ai 3 gironi. Luca, a questo punto, visto che sei già in alto, lascio direttamente parola a te. Intanto grazie di essere qui Martina. E, Grazie. la prima domanda che volevo farti è proprio riguardante il campionato. È un po' una ripetizione, ma mi interessa proprio questo fattore.
Adesso il campionato ovviamente premia solo la prima in classifica e viene promossa direttamente. Secondo te in futuro, quindi speriamo che il Venezia sia già salito in B e quindi di conseguenza sia Che non ti una cosa già riguardi, passata? esatto. Esatto. E secondo te sarebbe, cioè potrebbe essere una buona idea inserire dei playoff, come già che ci sono i playout, magari inserire dei playoff per l'eventuale promozione nella serie cadetta? Sicuramente perché ho notato quest'anno che il campionato di Serie C è un campionato molto imprevedibile. Ci sono delle buone squadre che comunque fanno alti e bassi, e essendo un campionato lungo è normale comunque che ci siano i periodi di down. Quindi secondo me sarebbe una buona cosa, anche per dare la possibilità appunto a quelle squadre che si meriterebbero qualcosa di più di appunto di giocarsela. Poi la seconda domanda invece riguardante te come giocatrice, volevo chiederti un tuo punto di forza e quale invece consideri un tuo punto debole. Allora, punto di forza penso sia la grinta, la cattiveria agonistica. Punti deboli te ne posso dire tanti perché sono molto autocritica, quindi ne vedo tanti, però. Quello che secondo te è quello che, diciamo, vorresti migliorare di più, diciamo. Allora, l'attacco la fase offensiva, mettiamola così. Io essendo un terzino, ovviamente ho la fortuna o Certo. sfortuna, come la vogliamo chiamare, di fare sia la fase difensiva che offensiva. Quindi vorrei lavorare più su quella offensiva. E poi in chiusura invece ti faccio la mia domanda classica, magari anche senza sigla, che No, sembra no, una no, cosa. cosa senza? No, 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 Vabbè. Luca, è. E allora la sigla. Sembra una roba da Cluedo, sembra tra Errore. l'altro. Ma la cosa No, è bella, una secondo me, domanda è il semplicissima. terrore iniziale delle ospiti. Sempre poi subito tu parti, lavoro con i bambini, lì la parola bambini tutti si Certo. distendono. No, Capito? in realtà si porta solo il nome dietro questa domanda, ma è una domanda semplicissima. Ma prima che Appunto, Luca come la diceva faccia, Francesco. Luca, prima che la faccia, io posso suggerire un piccolo cambio. Al posto di quella musica dovremmo mettere il verso del Coyote che fa Ennio Morricone in Il buono, il brutto e il cattivo. Ci starebbe perfetto. Quindi ascolta, Mattia, vai. No, allora Adesso Martina, volevo dobbiamo chiedere, urlare. io lavoro con i bambini, quindi mi interessa come ambito, appunto. Volevo chiederti, tu a una bambina che vuole iniziare a giocare a pallone, un consiglio, un tuo vissuto, un qualcosa, che cosa gli diresti a una bimba che vuole iniziare adesso a giocare a calcio? Consiglio che anche un mio vissuto allo stesso tempo è di giocare il più possibile in squadre maschili inizialmente, finché è possibile, perché è ovvio che hanno un passo in più, una fisicità in più e a livello di scuola calcio hanno anche i mezzi per comunque far crescere i bambini. Perché le squadre femminili io conosco solo la Roma Calcio Femminile, che ha una buonissima scuola calcio, per il resto non se ne sentono tante. Quindi giocare sicuramente il più possibile con loro. Io ho visto la differenza quando poi sono subentrata nel femminile, che inizialmente avevo totalmente un altro passo rispetto alle altre ragazze che non avevano iniziato subito giocando in squadre femminili. Certo. A livello di ritmo, a livello di prestanza fisica, a livello di tutto. No, ma poi quella è una cosa che devo dire, confermate tutte assolutamente, perché praticamente a chiunque abbia chiesto ma serve iniziare con i maschi e tutto, hanno detto sì. Sì. Assolutamente, sì. Grazie. Quindi o hanno una chat segreta tra di loro in cui si mettono d'accordo oppure la verità. Si sentono tra di loro. Ma visto che è subentrata adesso, io direi che lascio parola a Valentina. Ciao Martina, buonasera.
Visto che prima hai parlato di obiettivi, volevo chiederti quali sono le tue ambizioni calcistiche? La mia ambizione, che poi è l'obiettivo che ho fisso quando mi alleno tutti i giorni, è quello della massima serie, quindi di arrivare in Serie A. E questa è una cosa che anche mi ha fatto pensare tanto prima di accettare col Venezia, perché appunto stando sempre in Serie B mi sento a un passo, no? dalla Serie A, quindi tornando indietro dico cavolo, mi sto allontanando invece che avvicinando all'obiettivo, ma non è così, perché mi sto rendendo conto che lavorare in un ambiente professionistico fa veramente la differenza, quindi sono contentissima della scelta che ho fatto, sempre in prospettiva del mio obiettivo. E visto che sei scesa dalla Serie B alla Serie C, hai trovato tanta differenza di livello tra le due categorie? Sì, tanta, soprattutto di alcune squadre. Diciamo quelle, ho notato proprio la differenza di gioco, la differenza di ritmo, la differenza di livello tecnico. La Serie B la vedo 10 passi avanti, nonostante ci sono comunque alcune squadre che sono quelle che appunto nel nostro girone sono in cima alla classifica e che si avvicinano di più a quel tipo di gioco, altre purtroppo hanno difficoltà. Perfetto, grazie mille. Niente. Stefano, oggi voglio lasciare adesso Francesco per ultimo, quindi metto davanti a te. Nessuno mi ha ancora fregato domande, però vi avverto di questo. Forse vai, arrivo io, allora sarà il tuo ruolo adesso. Vabbè, ciao. Ciao innanzitutto Martina. Senti, io volevo chiederti una cosa. Giocando nel Venezia, in una città meravigliosa come Venezia, cosa significa rappresentare una città così bella, giocare per una città così bella come Venezia? Può essere uno stimolo in più? Allora, io vengo da Roma e so che vuol dire rappresentare una città importante e sono contentissima di farlo adesso per il Venezia, perché insieme alla mia città è una di quelle che per me sono proprio le città più belle al mondo, con una storia bellissima, che sono uniche e imparagonabili, quindi lo stesso vale per il calcio e sono onorata di vestire questa maglia, insomma, rappresentare questa città, soprattutto perché è il primo anno per il femminile a Venezia, quindi a maggior ragione. La seconda domanda che ti faccio, il presidente del Venezia è saputo, giusto ragazzi, aiutatemi un attimo, Tacopina, non mi ricordo. Duncan. Ah, dai. È cambiato. Esatto, sì, il presidente è mai venuto a farvi visita? Faccio questa domanda perché è capitato spesso e volentieri che molte società professionistiche non hanno mai visto in faccia il presidente. Questa è una cosa che mi ha sorpreso tantissimo, perché il presidente più volte è venuto a vedere i nostri allenamenti, ci ha invitato a cena, quindi siamo andati insieme a lui a cena fuori, è sempre presente quando è in Italia, perché lui vive in America, però quando riesce a venire in Italia si crea sempre uno spazio per venirci a trovare, e questo è un segnale molto forte che ci dà, perché so che non è una cosa scontata. Verissimo, posso confermartelo. L'ultima domanda che ti faccio è una constatazione personale riguardo alla situazione che in questo momento purtroppo sta attanagliando l'Ucraina. Quindi un tuo commento sul fatto che in questo momento giocare a calcio sì è bene, però non possiamo con il pensiero non andare a quelle immagini. Cosa pensi? Beh, c'è poco da commentare, sono sincera. Siamo tornati a una guerra dopo, cosa impensabile, perché comunque dopo una pandemia, anche una guerra, non lo so, non so che dire sinceramente, perché si commenta da sola. Ti ha rubato domande, Francesco? No, però mi ha fatto ridere quando hai detto prima del presidente, te lo posso assicurare che vuol dire tutto, detto da te. No, ma non parlo solo,
non parlo solo di Fiorentina, perché commisso con la No, Fiorentina c'è andato, ma i Friedkin non si sono mai sto fatti vedere con la Roma. scherzando. Sì, no, ma lo so, No, era solo per questo, è solo per no, sì, precisare. no, scherzavo, ovviamente. Un altro Francesco, a presidente te che si la fa. parola, però Sì, bloccato, perché no. il video è bloccato, però ci si sente. Vabbè. No, Non è dicevo che me comunque la anche, per posa, esempio. però. Anche per esempio, ma io mi vedo benissimo, questo è bello. Ma anche Krause, per esempio, si fa vedere molto, molto spesso a Parma, quello che so. Comunque, allora, no, prima di iniziare le domande a Martina, io volevo raccontare un aneddoto di quando l'ho contattata la prima volta. Lei mi ha detto: sì, sarebbe piaciuto venire in trasmissione, detto, però senti questa ragazza, tale Isabella, che lavora nell'agenzia che mi rappresenta, e mi dà questo numero. E dico: vabbè. Aggiungo sul telefono, inizio a scrivere e mi accorgo che chi era? La nostra Isabella Lamberti, che lei fa parte del nostro progetto. Quindi hai visto che poi avevamo la soluzione sotto al naso e alla fine poi ci siamo scoperti così che alla fine parlavamo della stessa persona, ma avevo un po' questo sentore. Comunque, Dopotutto no, il Martina, mondo io è ti piccolo. chiedo. Sì, esatto. Io ti chiedo, prima di tutto su questa stagione, all'inizio sembravate veramente schiacciasassi. Anche penso alla Coppa Italia. Poi che cosa è successo? Non lo so, sono uscite magari le altre squadre, oppure è stato un calo da parte vostra, secondo te? No, secondo me è stato un calo da parte nostra perché vuoi all'inizio l'entusiasmo di essere una squadra nuova e voglia di dimostrare tutto, poi è normale che come in tutte le squadre questo, quando vengono fuori alcuni problemi poi devi essere forte e compatto per superarli e andare avanti. E abbiamo peccato in tante occasioni e questo lo riconosciamo, però abbiamo lavorato sui nostri errori cercando di non ripeterli, perché l'obiettivo è vincere il campionato, però non vuol dire vincere tutte le partite, quindi ci sta a sbagliare, lavorare sui propri errori e poi continuare ad andare avanti. L'obiettivo nostro è sempre quello. In primis di meritarcelo, quindi di dimostrare sul campo. Poi ti volevo fare una domanda, semplicemente chiedere un commento sulla vostra allenatrice leggendaria, diciamo. Fabiana Comin, è stata lei in Esatto. primis che mi ha chiamato per venire qui a Venezia. Perché avendo allenato appunto squadre di serie B già mi conosceva, mi aveva visto giocare, quindi mi ha chiamato, mi ha detto io so già chi è Martina, questo è il progetto, dimmi tu se vuoi accettare o meno. È una grande persona, cioè a livello umano veramente ci sono pochi allenatori che hanno un'empatia così con i propri calciatori. Si vede che comunque ha allenato altre categorie e di questo ne sono molto contenta. Quindi mi trovo bene anche a livello di staff, perché poi ha un grande staff al suo fianco, quindi sono soddisfatta. Va detto comunque quello che poi gli allenatori non sono mai da soli, ma hanno sempre accanto, più che dietro, tutta un'altra serie di personalità. Ma poi ti volevo Assolutamente. fare un'ultima domanda, diciamo, personale, no, su di te, sulla Martina fuori dal campo, perché io ho visto sul profilo Instagram, tra le varie cose, studente, studentessa, calciatrice, ma anche passione tra i fornelli. Beh, Fornelli fino a un Fornelli, certo bravo, punto. esatto. Mi sono reso conto, sì, esatto. Più che fornelli, diciamo, senza i No, sì, fornelli, ecco. a Roma lavoravo in un ristorante di sushi, in cucina, e ho trovato la mia seconda passione, perché purtroppo non tutte le società femminili si possono permettere stipendi tali da far comunque vivere in serenità le giocatrici. Quindi io, dovendo comunque pagare anche l'università, mi ero trovata questo lavoretto e ho capito che poi in futuro,
oltre al calcio, perché purtroppo non si può giocare a calcio per sempre, e ho un'altra grande passione che è questa. E quindi sono adesso a Venezia e non ho il modo e il tempo per coltivarla, però ho sempre un piano B per il futuro, diciamo. Ti posso chiedere brevemente, ma come hai imparato a... Cioè, hai fatto in Sul Giappone, no? campo, cioè, anche perché a livello di studi ho fatto lo scientifico al liceo, all'università sto studiando economia aziendale, quindi ambiti completamente diversi da quello della ristorazione. E per caso inizialmente avevo iniziato a fare delle consegne per questo ristorante e piano piano. E la proprietaria mi ha comunque preso sotto braccio, mi ha iniziato a fare prima la cameriera, poi a dare una mano in cucina. Alla fine sono arrivata Fantastico. a lavorare accanto a lei sul Penso a te. bancone. Penso a te. Per concludere, abbiamo tutte le domande dalla chat che è stata molto attiva. Intanto c'è Giuseppe che gli possiamo fare la sua domanda e gli chiede il giocatore e giocatrice preferita, magari un idolo a cui ti ispiri. Bartoli, Andiamo subito. assolutamente, senza ombra di dubbio. Giustamente, vista anche la Ah, beh, fede certo, anche. calcistica. E poi anche il ruolo, diciamo, quindi ci Poi, sta. sempre Giuseppe ti chiede come state esordire nella nazionale giovanile, se magari un giorno, appunto, punti anche a giocare in nazionale maggiore, comunque anche arrivare a quella Under 23. Beh, è il sogno, penso, di tutte le ragazze che giocano a pallone, quindi è ovvio che il pensiero c'è sempre. E è una strada lunghissima, quindi se arriverà ben venga. E sono dell'idea che le cose si raggiungono passo dopo passo, quindi prima penso a fare bene quest'anno, a fare bene col Venezia, poi i risultati piano piano arriveranno, cioè se dovrà arrivare la maglia azzurra arriverà. Quando l'ho vestita per la prima volta è stata l'emozione più grande che mi ha regalato il calcio. Invece c'è il buon Emanuele che ti chiede la partita che ricordi con maggiore entusiasmo, comunque quella più significativa per ora in tutta la tua carriera. Allora, è stata il primo scudetto primavera che ho vinto con l'AS Roma contro la Fiorentina, perché perdavamo. Ti ho visto Stefano, perché Stefano dice. perdavamo 2-0 a fine primo Ricordo quella partita, tempo. ricordo quella partita. A fine primo tempo perdevamo 2-0, mister Fabio Melillo ha ribaltato lo spogliatoio, siamo rientrati in campo con una grinta e una cattiveria pazzesca, abbiamo pareggiato 2-2 e poi abbiamo vinto ai rigori, è stata un'emozione fortissima. Infine c'è la domanda di Fabri87 che ti chiede se ti piacerebbe fare un'esperienza all'estero o se comunque punti più alla nostra cara italiana Serie No, preferisco la Serie A. Sì, Preferi... no, sarebbe comunque un'esperienza bellissima andare all'estero, però non preferisco fare bene qui, in Italia. Tanto c'è anche Riccardo Gilardi che dice complimenti per la maturità. Grazie. Martina, Vabbè, no, a guarda, parte come ho gli concluso la... scherzi, Vai, Fra. si vede che sei proprio inquadrata da questi 20 minuti, diciamo, di chiacchierata. E come diciamo spesso, la tecnica conta fino a un certo punto, poi c'è la testa. Se manca la serietà, anche proprio la grinta, sapere dove si vuole arrivare, ecco. Se manca quello, poi dopo. Mi è sempre stato insegnato questo, che la testa fa l'80% di un giocatore. Come ultimissima domanda che inizierò a fare da questa sera, ti chiedo se magari ci puoi raccontare un aneddoto dello spogliatoio del Venezia, anche perché essendo un gruppo nuovo, se c'è stato magari un episodio, magari proprio durante il ritiro, che magari ha aiutato ad unirvi tutte quante. Beh, ce ne sono stati troppi.
che non mi sembra neanche il caso di raccontare in diretta, sono sincera. Ok. No, il ritiro però è stato molto bello, perché da subito si era capito che eravamo un bel gruppo, perché da subito abbiamo iniziato anche a cena a cantare tutte insieme e a fare dei giochi. Comunque ci ritrovavamo dopo cena in una sala che avevamo in comune, e quindi ci ha unito tanto. Secondo me anche il fatto di essere consapevoli di iniziare a scrivere la storia del Venezia femminile, cioè quella consapevolezza, secondo me ci ha unito più di tutto. Aneddoti in particolare non te li so dire, però quello, secondo me, è quello il pensiero comune che è riuscito ad unirci tutta la squadra. Guarda Martina, davvero grazie mille per essere stata qui con noi. Isabella voleva venire a fare un salto, alla fine no, non è riuscita. Purtroppo non ce l'ha fatta. Matti saluta, mi ha scritto. Esattamente. Grazie. Quindi davvero grazie ancora per essere stata qui con noi. Ti faccio anche un grossissimo in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crepe. Grazie a voi. Ciao Martina. Ciao, ciao Martina. Grazie a te. Ciao. Grazie a te. Buonanotte. Ciao, buona serata. Ciao. Ragazzi, ma noi non ci fermiamo, non ci fermiamo, perché è già arrivato il prossimo ospite. Lo so, dopo Mattia, ne parliamo. Permettimi solo questa. Perché Fabio Melillo ancora non allena in Serie A? Vai. Per me lui vuole allenare le giovanili. Merita la Serie A però. Ma lui vuole allenare le giovanili per me. Dopo come De Rossi, apriamo come De Rossi per il maschile. Ma io faccio subito entrare la Bertamini, giocatrice del Trento Calcio Femminile. Rimaniamo quindi nel girone B della Serie C. Buonasera Elena, come stai? Buonasera. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui con noi. È la prima volta, Francesco, vero, che abbiamo il Trento qua con noi sì. Sul Calcio Femminile Live. Sì. Quindi, ma con la Serie C sono tutte prime volte. Sì, sono talmente tante le squadre che cerchiamo di arrivare a farle tutte entro fine anno. Vedremo se ci basterà la prima stagione di Calcio Femminile Live per riuscire ad averle tutte qua con noi. E intanto arrivano anche i saluti dal buon Emanuele. E Elena, io parto con la domanda un po' più semplice di tutto, ovvero come è iniziata la tua passione per il calcio e se magari all'inizio hai avuto qualche difficoltà a coltivarla. Ok, allora io ho iniziato all'età di 6 anni perché un mio compagno di classe delle elementari mi aveva invitato e c'erano degli altri nostri amici e allora avevo detto oh, ma perché no, mi butto e mi ero subito appassionata e devo dire che da parte della mia famiglia all'inizio non c'erano, cioè non mi hanno mai detto di no perché in realtà pensavano io avrei smesso prima o poi, ma poi hanno capito che in realtà mi sono appassionata, era una cosa comunque che mi faceva bene e che mi faceva piacere e quindi alla fine adesso sono super d'accordo, mi supportano, mi hanno sempre accompagnato agli allenamenti, alle partite quando era necessario, quindi in realtà non ho mai avuto ostacoli. Sin dall'inizio. Senti, chiediamo adesso un po' a tutte le ragazze che abbiamo qui il discorso sull'inizio, no, della carriera, se iniziare subito in una scuola calcio totalmente femminile o magari iniziare con i maschi. Adesso non so qual è il tuo parere, se sei d'accordo magari con la maggior parte delle tue colleghe che dicono iniziare con i maschi aiuta. Sì, io sono rimasta con i maschi fino a 3 anni fa in realtà, anche perché nel nostro territorio, oltre al Trento e all'Isera, non c'erano tante possibilità. Adesso in realtà da qualche anno, da quest'anno, come Trento abbiamo anche le Pulcine, le Esordienti, l'Under 15, ma quando giocavo io in queste categorie non c'era proprio la possibilità. Però devo dire che comunque il maschile ti crea tanto, cioè ti forma tanto in quanto a sia carattere che a fisico ovviamente. Quindi in realtà non mi pento di essere rimasta con i maschi. E senti, allora, possiamo dirlo che vai. Più che detto prima la maggioranza delle tue colleghe, diciamo adesso la totalità, perché sennò sembra quasi che la volessimo influenzare, per ora che anche lei ha detto questa cosa. Possiamo svelare che in realtà il 100% delle tue colleghe ha risposto esattamente così a questa domanda.
Attente. E senti Elena, perché comunque il Trento è una di quelle squadre che nel suo girone, che nonostante i vari cambiamenti che ci sono ogni volta negli anni, è sempre lì comunque in alto, che prova sempre a fare un po' il salto di categoria. L'obiettivo è effettivamente quello del Trento, di voler cercare di conquistare la Serie B un giorno? Allora, non ci siamo mai dette obiettivo questo, però effettivamente in questo momento ci stiamo credendo, però non voglio espormi troppo, cioè non vogliamo né montarci la testa né già darci per vinte, però penso che questo campionato rispetto all'anno scorso sia un po' differente. Se l'anno scorso c'era un Cortefranca che si è imposto praticamente senza sconfitte, se non sbaglio, quest'anno invece la vetta è molto più combattuta e quindi anche da un lato è anche un campionato molto più coinvolgente e stimolante, però anche imprevedibile. Assolutamente. Sì, l'anno scorso il Cortefranca, se non sbaglio, fece 120 gol in tutta la stagione, quindi segno proprio... Differenza reti sopra i 100, dico solo questo. Esatto. E tra l'altro io ho guardato anche un po' il calendario di quest'anno, di come sta andando la stagione appunto del Trento, e comunque non posso non notare le vittorie contro il Venezia, il pareggio, la vittoria contro... anche il Vicenza, tra l'altro, quindi vittoria in tanti scontri diretti, però poi siete qualche gradino sotto in questo momento a livello di punti. Come mai soffrite un po' forse le squadre un po' più piccole, no? Che magari comunque un girone complicatissimo. Sì, forse anche perché essendo quest'anno con la nuova riforma dei tre gironi ci sono molte più partite e ci sono pochissime pause, quindi è un continuo lavoro, anche se devo dire che il nostro staff è bravo a gestire momenti di riposo, momenti di carico, di scarico, magari effettivamente arriviamo a qualche partita un pochino più sottotono, oppure ci facciamo ingannare e magari sottovalutiamo le avversarie, però effettivamente sì, abbiamo fatto qualche piccolo inciampo. Francesco, visto che prima ti ho messo per ultimo a parlare, adesso ti metto come secondo. Tanto buonasera Elena, grazie per essere comunque qui. Bloccato in questa posizione fantastica dove ti fai i baffetti con il dito. Vabbè, dai, poteva andare peggio. Cioè, buonasera Elena, grazie per essere venuta, grazie al Trento che ci ha concesso, diciamo, la tua presenza. E appunto volevo partire proprio da lì. Tu comunque che hai fatto anche la primavera... Trento, una vita al Trento, ci vuoi parlare un po' un'ode a questa società e anche a questa città che forse viene un po' troppo sottovalutata certe volte, se ne sente parlare un po' troppo poco, secondo me invece è veramente una gran bella realtà. Sì, guarda, rispetto magari ad altre squadre siamo proprio una realtà di territorio, perché sia le ragazze, alla fine siamo tutte o del Trentino o dell'Alto Adige o che comunque si trovano qui per motivi di studio o di lavoro, ma anche lo staff e tutti i dirigenti, se non sono genitori sono comunque persone del Trentino, cioè molto vicine a noi. Infatti abbiamo la fortuna di bene o male conoscerci già in precedenza, anche tutte le mie compagne hanno giocato già in precedenza magari in altre squadre al Sud Tirol o comunque sono diversi anni che giocano al Trento, quindi abbiamo, penso che sia un punto a nostro favore, insomma, questo gruppo molto, molto coeso e anche consolidato. Assolutamente, infatti dico, si parli più del Trento, perché poi tra l'altro al di là della squadra è anche una delle città, forse la città più vivibile in Italia da anni nelle varie classifiche, quindi veramente un luogo fantastico. Poi ti volevo chiedere, diciamo, tu appunto sei giovanissima, hai iniziato quindi da poco l'esperienza, tra virgolette, con le grandi. Ti volevo chiedere appunto com'era stato un po' questo impatto, anche considerando che la primavera del Trento, se non sbaglio, giocate un campionato regionale, sì. Cioè comunque non quello nazionale, no? Quindi sicuramente i livelli sono, diciamo, anche diversi, quindi ti volevo chiedere come hai vissuto un po' questo salto nel calcio dei grandi. Allora, io come ho detto prima sono rimasta con i maschi fino ai 15-16 anni e 3 anni fa non avevo più la possibilità di continuare con i maschi e quindi ho dovuto approdare al femminile, e il primo anno mi ricordo mi avevano chiesto di fare la preparazione estiva con la prima squadra nonostante io ero ufficialmente iscritta in realtà all'Under 19, la primavera, e quindi in realtà poi l'allenatore che c'era al tempo mi aveva chiesto di aggregarmi con loro, con la prima squadra, in modo definitivo.
però in quel momento era la mia prima esperienza in femminile e non so se era un po' l'ansia, la paura, insomma, questo nuovo mondo che volevo ancora conoscere. Io, tra virgolette, rifiutai e gli dissi che per quel primo anno mi ero prefissata di rimanere con l'Under 19, appunto per cercare un po' di capire, di integrarmi con questo nuovo mondo. E in realtà poi andavo il sabato a giocare con la primavera e ogni tanto la domenica accompagnavo la prima squadra. E poi l'anno successivo, quindi l'anno scorso, che è cambiato allenatore, e sono stata ufficialmente integrata in prima squadra e adesso è il secondo anno. Bella storia, veramente. Infine ti volevo chiedere qualcosa, diciamo, più su di te, no? Ho visto, ovviamente, sbirciando un po' i profili social, eccetera, che, diciamo, stai studiando all'università scienze motorie, se non sbaglio. Sì. Già stai pensando al dopo, tra virgolette? Ancora ce ne vuole, per te. Però sì, sono al primo anno di scienze motorie e dai, sto ancora cercando un po' di scoprire il mondo e capire quale sia la strada più giusta per me. Però penso che l'insegnamento potrebbe essere una buona strada. E invece un futuro da allenatrice? Comunque sì, nel mondo sempre del calcio? Ti ci vedi, diciamo, anche come carattere, ecco, mettiamola così. Sì, ho avuto la possibilità un paio di anni fa di allenare i bambini della mia vecchia squadra maschile, qua di quartiere. E devo dire che mi sono sia divertita molto e sia ho imparato dal ragazzo che allenava insieme a me, quindi potrebbe essere una bella esperienza, sì, da ripetere. Ma ancora ce ne vuole, quindi intanto goditi ovviamente il calcio dal campo, ecco, mettiamo così. Ma a proposito di Instagram, dove è nato questo soprannome geniale Berta Thunberg, del tuo nickname? È una tua idea? Non volevo dirlo, però. Allora, quando ci sono state le prime manifestazioni per il clima, qua a Trento, come in tutte le città, penso, organizzavamo gli scioperi, insomma, dalla scuola per fare le manifestazioni e le marce. E è uscito un mio compagno di classe che a una certa mi dice: però tu saresti uguale a Greta. Allora mi avevano fatto le trecce, mi avevano messo un impermeabile e avevo fatto lo stesso cartellone che porta lei e mi avevano mandato per le strade spacciandomi per una copia di Greta Thunberg e quindi alla fine ho cambiato anche il nome di Instagram. Nessun giornale ha scritto Greta Thunberg a Trento. No, c'è stato in realtà qualcosa. Ah, vedi. Fantastico. Sì. Fantastico. Dopo questa curiosità, bravi, che assolutamente dovevo togliermi, Valentina, ti lascio a te la parola. Ciao Elena, buonasera. Ciao, buonasera. Visto che Francesco mi ha rubato la domanda, io la rubo a Luca. Un tuo pregio e un tuo difetto. Ok. Allora, un pregio penso di poter dire che aiuto tanto con la voce, più che, cioè, sul campo magari sono una di quelle che parla e non solo uomo solo, ma in generale. E invece un difetto, una cosa su cui devo migliorare, sicuramente le uscite, quindi le ripartenze dal basso e probabilmente la corsa sul breve. Una domanda un po' più personale: in un futuro con che giocatrice ti piacerebbe stare in squadra insieme? Allora, ma in realtà non mi dispiacerebbe continuare il percorso con le mie compagne, ma se devo puntare a una giocatrice che già è ad alti livelli, ammiro molto Galli. E ti piacerebbe fare un'esperienza all'estero? Come Galli, ovviamente. Allora, secondo me un'esperienza all'estero insegna davvero tanto, ma penso che con la mia personalità sono molto, molto timida, molto introversa, forse non riuscirei, cioè dovrebbero spingermi proprio, magari una volta che sono uscita mi divertirei tantissimo, imparerei tantissimo, ma di testa mia forse non partirei mai. Grazie mille. Grazie a te. Stefano. Ciao Elena, allora, buonasera. Buonasera. Allora, io volevo chiederti cosa significa per te Trento e cosa significa per te giocare e rappresentare una città come Trento. Vabbè, Trento è la città in cui sono nata, in cui sono cresciuta, però Trento come squadra è più una famiglia, perché appunto, come dicevo prima, ci conosciamo tutte bene o male da
più anni, insomma, e comunque siamo un gruppo unito sia in campo che poi fuori, quindi spesso ci troviamo dopo allenamento o anche facciamo qualche festa, siamo sempre insieme alla fine, no? Quindi penso che Trento rappresenti per me sia la famiglia e la casa personale, ma anche appunto dal punto di vista sportivo. Qual è il tuo ricordo più bello che hai come calciatrice e qual è quello più brutto? Allora, forse potrebbero anche coincidere. Quando c'era la rappresentativa Under 15, territoriale, quindi facevamo Trento, Bolzano, Belluno, eravamo arrivate alla fase nazionale, quindi eravamo andate a Cervia a fare una settimana intensiva, insomma, di sfide. E eravamo, diciamo, la squadra a cui nessuno dava niente, perché appunto un bacino di ragazze molto scarso e con squadre anche, cioè pochissime squadre effettivamente del territorio. Però mi ricordo che avevamo pareggiato con la squadra che poi effettivamente aveva vinto il torneo. E era stata una partita davvero combattutissima, quindi un'emozione fortissima. Solo che dopo questa sconfitta ai rigori c'eravamo un po' demoralizzate, c'eravamo un po' buttate giù e quindi poi la finale terzo quarto posto l'avevamo persa, quindi se da un lato avevamo una fortissima emozione per una partita pazzesca appena realizzata, poi qualche ora dopo eravamo distrutte perché non solo avevamo perso quella, ma alla fine ne avevamo persa anche un'altra. Ultima domanda l'ho fatta anche alle tue colleghe prima di te e riguarda purtroppo la situazione che si sta verificando in questi giorni in Ucraina. Ti chiedo un tuo commento sulla situazione e cosa significa, insomma, sapere che alle porte d'Europa siamo di nuovo in guerra. È una situazione un po' complicata, effettivamente non sappiamo, penso neanche i governi così non sappiano come reagire né se reagire. Come è successo questa domenica passata, stiamo cercando con dei gesti o con delle piccole azioni di far capire comunque che il concetto di base è proprio sbagliato e che non vogliamo il continuo di questa guerra che non ha dei fondamenti sufficienti e che non dovrebbe comunque mai essere iniziata. Grazie. Grazie a voi. A questo punto, Luca, rimani solo tu. Buonasera, Elena. Intanto, grazie di essere qua. Allora, io volevo andare su qualcosa di più tecnico, ma ho fatto la domanda anche alle precedenti giocatrici che sono state qua da noi. Io vedo la classifica comunque molto corta nelle prime tre posizioni. Poi c'è anche il Brixen che è abbastanza vicino, però. Io ti chiedo, viene promossa in Serie B solo la prima. A parer tuo, in futuro, diciamo, perché poi adesso non si può fare chiaramente, ma sarebbe una buona cosa inserire dei play-off, magari per permettere a, che ne so, seconda, terza, quarta e quinta di giocarsi un'ulteriore promozione nella Serie Cadetta? Secondo me sì, un po' come quest'anno hanno reinstituito i play-out. Alla fine, come dicevo prima, se l'anno scorso il Cortefranca se la meritava perché c'era solo lui davanti, quest'anno non si può effettivamente dire che ci sia una squadra che si merita di salire molto di più delle altre, quindi è veramente brutto trovarsi magari in seconda posizione per un punto, per una differenza reti o per uno scontro diretto e in realtà non poterci fare molto e dover ricominciare tutto a capo l'anno successivo. Anche perché, come hai detto bene, io lo ripeto sempre, dato che sono stati reinseriti play-out, mi sembrava anche una cosa buona. Poi è chiaro che il fatto di avere tre retrocessioni non aiuta questo, dalla Serie B, non aiuta questo, il fattore dei play-off, perché comunque le prime tre vengono promosse e finisce lì. Poi io ovviamente la domanda sui pregi e difetti è stata fatta, ma io volevo sapere, io vedo anche nella Serie C del maschile, poi è un altro fattore, ma anche lì il Trento comunque quest'anno, tra l'altro per la
non so dopo quanti anni, è risalito in Serie C, no? E diciamo che da quel punto di vista è un po' un fattore anche di rinascita, un po' del territorio e tutto. C'è un segreto, secondo te, un qualcosa per cui queste squadre, magari anche il fatto di avere appunto un po' più di, come dire, di tranquillità, di, come hai parlato tu, di essere famiglia, aiuta comunque il fatto di giocare a calcio un po' più in maniera, diciamo, tranquilla? Sì, guarda, del maschile sinceramente non so molto, perché appunto siamo due società diverse, anche se quest'anno c'è stato un po' un rapporto perché loro sono saliti, però secondo me sì, avere una città un po' piccola, quindi anche come luoghi alla fine siamo tutte vicine, e quindi secondo me questo fattore di avere un gruppo che ha la possibilità anche di essere sempre insieme, di condividere esperienze al di fuori anche del campo, porta anche benefici poi effettivamente sul campo. Ma il vero segreto è l'aria pulita e le mele del Trentino. Esatto, mele soprattutto. E invece per la mia terza domanda, mi scuso già, ma devo chiamare la sigla perché mi tocca. Quindi sigla. Ecco. Ma chi l'ha concepita questa sigla, tra l'altro? Una roba orribile, tra l'altro. Io con un programma gratuito. sì, dai, non si notava. Ma infatti se la vedi enorme al centro. No, allora... Scogliato di Ennio Morricone. Non preoccuparti, perché è una domanda tranquillissima, ma si porta la nomea dietro e quindi di conseguenza è rimasta come domanda killer, ma... Non ha niente a che fare con i killer o altro. Volevo solo chiederti, io lavoro con i bambini, sono educatore, no? Tu poi, tra l'altro, hai appena detto che 2 anni fa hai fatto un'esperienza come allenatrice, tra l'altro, della squadra di calcio, della tua ex squadra di calcio. Io volevo chiederti, a una bambina che inizia a giocare in questo periodo storico a calcio, un consiglio, un qualcosa, un incoraggiamento, che cosa diresti a una bimba che inizia a giocare adesso? Allora, sicuramente se capisce che il calcio è la sua passione, di perseguire questa passione con impegno e anche sacrificio, perché è giusto che possa essere se stessa, anche se magari si trova delle possibili avversità o difficoltà, anche magari, non so, delle persone o delle opinioni differenti da qualcun altro. E visto che, come dicevamo prima, anche se il movimento femminile sta crescendo, spesso magari nei paesi o nei centri un po' più piccoli non c'è una squadra femminile della sua età o comunque nella categoria in cui lei possa giocare, le direi di non scoraggiarsi e iniziare comunque con i maschi, perché è comunque appunto un'esperienza, come dicevamo prima, che dà delle basi ben solide per poi avere un passaggio futuro al femminile. Grazie, Elena. Invece, passando alle domande della chat, c'è il buon Giuseppe che chiede: giocatore o giocatrice preferita, comunque qualcuno che ti ha ispirato in maniera particolare, anche qualche tua compagna magari più esperta. Allora, da tifosa juventina dico Bonucci, perché è Bonucci. Grande Elena! Luca, calmo, che è successo? È Bonucci, scusa, ma è una che dice Bonucci finalmente, dai! Sempre bistrattato. Ma non era quello che era andato al Milan? Capita nella vita di sbagliare. Se torni a orecchie basse, va bene per me. Poi. Ma invece di femminile, hai qualcuno? Di femminile direi forse Salvai. Rimanendo sempre... sui colori bianconeri. Invece c'è Emanuele che ti chiede se segui per caso i campionati esteri, immagino anche femminili, e nel caso io aggiungo anche se magari ti piacerebbe fare un'esperienza all'estero. Allora, non seguo i campionati esteri, e per l'esperienza all'estero, come dicevo prima, secondo me è una cosa da cui puoi portare via tantissimo, perché sia il gioco è diverso che gli ambienti, le strutture, qualsiasi cosa. Però la vedo dura che io mi ci butti, insomma.
E invece, ultimissima domanda che farò da questa sera a tutte quante, è se ci puoi raccontare magari un aneddoto dello spogliatoio del Trento, magari uno scherzo indimenticabile, o se magari avete un rito nello spogliatoio prima di scendere in campo. Ma se vuoi ti spiego l'urlo che facciamo prima della partita. L'abbiamo cambiato quest'anno, è diventato un inizio in cui tutte fanno du 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 du, e alla fine tutte insieme urliamo Duré, perché la canzone, oddio non saprei neanche il titolo, penso del Pagante, che dice come fossimo ad un rave. Okay. Ah, sì, sì, sì. Quando la mettevamo in spogliatoio c'era una nostra compagna che ha sempre capito come fossimo ad un rave, come se fosse un posto, e quindi è un po' una presa in giro, ma è anche un po' appunto una cosa nostra, no? Una cosa nostra che poi riportiamo sul campo, che non penso nessuno possa capire, però è diventato il nostro urlo. E anche quello è il bello. Che questo è vero, un appello ai cantanti moderni. Nelle vostre canzoni non si capisce una mazza, parlate chiaramente, perché sennò poi succede... No, scherzo, ovviamente. Infatti la prossima sigla di CF Live invece verrà fatta direttamente da Sfera e Basta, in collaborazione con la Dark Polo Gang, perché vogliamo rimanere anche noi sulla scia. E vedi, ma questa cosa degli urli comunque va molto, vedo, negli spogliatoi. Prima... Sì. Sì, sì, sì. Per caricarsi, dobbiamo farci prima dire per quello del Cesena, che non ancora... Di solito, esatto, lo fanno, di solito io vedo che lo fanno sempre in campo, poco prima dell'inizio della partita. Mm-hmm. Esattamente, vanno di moda. Elena, davvero grazie mille per essere stata qui con noi questa sera e per aver risposto alle nostre domande e alle nostre curiosità, soprattutto sul nome su Instagram, che eravamo davvero molto curiosi. E in bocca al lupo per il proseguo della stagione, grazie ancora. Grazie mille ancora a voi per l'invito e buon proseguimento. Io inauguro la rubrica Le battute di Frank, fatto Trento, fate 31. Bravo. Dopo questa, e con questa ci siamo giocati il Trento per il resto della stagione. Grazie. Grazie mille Elena, alla prossima, Elena. Buona serata. Grazie. Ciao Elena, buona serata. Ciao, altrettanto. Ciao. Torniamo noi dopo una lunga cavalcata di interviste, perché abbiamo avuto due ragazze subito di fila. A questo punto direi che andiamo a finire di vedere i risultati della Serie C. Che con però poi ho voglia di gol. E poi vediamo anche i gol, assolutamente. Vediamo, iniziamo col girone A con Caprera Pinerolo 0-7, Solbiatese Real Meda 1-0, l'andremo a vedere tra poco, Fiamma Monza Genoa 0-2. Ivrea Orobica 0-5, Lucchese Pontedera 1-1, Perugia Ternana 1-2, Pistoiese Arezzo 0-3 e Spezia Pavia, questo clamoroso 5-0 avvenuto in Liguria. Poi andiamo a vedere anche... E poi ci spiegherai Cinta, magari. Dopo infatti. Spiegherò, ma non mi spiego neanche io in realtà. Vediamo quindi la classifica aggiornata. Se lo spiegherò aggiornata. Neanche le giocatrici dello Spezia, te lo posso assicurare. guarda, c'era successo di tutto e di più. L'Arezzo che comunque resta comunque in testa alla classifica, segue il Pinerolo che però ha ben due partite ancora da recuperare, poi un'Orobica che comunque ha guadagnato un po' di terreno, anche se rimane lontana un po' più dalla vetta, come il Pavia e il Genoa. Chiudono poi Perugia e Caprera, zona play-out Real Meda, Pontedera, Fiamma Monza e Pistoiese, tanti asterischi, tante toscane e lombarde lì che si giocano quella parte di classifica. Diamo anche il programma di questo weekend che inizia domani già alle 16:30 con Arezzo Pavia, big match. Poi abbiamo Genoa Lucchese, Ivrea Fiamma Monza, Orobica Perugia, Pinerolo Solbiatese, Pontedera Pistoiese, Real Meda Spezia e Ternana Caprera. Questo è il programma della 19ª giornata, con un Pavia che delusione. Sono andato pure a vederla dal vivo alla Spezia, invece. Comunque il Caprera ha avuto il suo sussulto d'orgoglio settimana scorsa, poi 0-7 dal Pinerolo, esatto. Tornato nei ranghi tranquillamente. Come dice Emanuele, alcuni risultati molto equilibrati, mi dicono esattamente. E passiamo direttamente al girone C, prima di vederci tutti gli highlights, così andiamo a vedere. Notizia. Anche cosa nell'ultimo. Il Chieti non ha vinto questa giornata. Assurdo, perché come possiamo vedere grazie alla nostra grafica non ha giocato.
E nonostante no, questo, ha vinto anche riposando in realtà. Esatto, ha fatto un riposo esatto. Fantastico in realtà. Gli danno 3 punti per principio. Come potete vedere, ci sono comunque 2 rinvii, quello della Roma decimo quarto con la Rever Roma e Lecce con la Puglia Trani, mentre invece si è giocata tra Stevere e Res Roma con questo 2-0 importantissimo delle Leonesse Amaranto. Il Catania perde in casa 3-2 con l'Indipendente, Mediterranea batte 3-1 il Fesca Bari, Crotone Coscarello 3-0 e Matera Grifone Giallo Verde 1-0, quindi risultato importante da parte del Trastevere. Andiamo anche a vedere la classifica, che in realtà non ho qui caricata, quindi la vedremo tra poco, l'ho persa di vista. Andiamo il programma che vede comunque Puglia Trani, Chieti, Coscarello, Catania, Fesca Bari, Trastevere, Grifone, Giallo Verde, Mediterranea, Resto Roma, Crotone, Rever Roma, Matera, Indipendente, Lecce, che riposa la Roma decimo quarta. Comunque Chieti ancora super capolista. Tra l'altro, un po' più indietro a Puglia e Trastevere e Resto. Un aneddoto, un mio carissimo amico ha intercettato l'Indipendente che tornava dalla Sicilia sul traghetto. E mi ha scritto e mi ha detto: ah, ho incontrato una squadra di calcio femminile, no? Tu sai che io lo seguo, ma non so se la conosci, c'ha tipo uno stemma strano. Mi ha mandato la foto e ho detto: non la conosco, ma non solo la conosco, abbiamo pure invitato una giocatrice dell'Independent tempo fa, quindi proprio caschi male, amico mio. Quindi si divertivano a giocare sul traghetto, diceva, con un pallone. Però a questo punto ci andiamo a vedere qualche gol, iniziando proprio con Solbiatese Real Meda, direi. Mando subito in onda. Questi highlights di Solbiatese Real Meda 1-0, mentre invece andiamo subito a vedere l'Isera contro il Portograro, come è andato il pareggio. Comunque
comunale di Isera. Portogruaro e Isera si sfidano per la 18ª partita del campionato di Serie C femminile. Isera arriva da 2 sconfitte consecutive, mentre il Portogruaro è in striscia positiva, 5 partite e 4 vittorie per le Granata, che arrivano però a questa partita con diverse assenze in attacco, punti pesanti. Isera deve uscire dalla zona play-out, il Portogruaro invece vuole consolidare la zona salvezza conquistata contro il Padova. Inizio è piuttosto teso, sono punti che pesano quelli in palio in Trentino, e dunque l'inizio è avaro di occasioni. Ci vuole un episodio per sbloccare questa contesa, e l'episodio arriva al 25esimo. Calcio d'angolo battuto da Minutello, il rinvio della difesa trentina è difettoso, palla che arriva a Nice Matiz che trasforma con il collo esterno davanti a Valenti. 1-0 per il Portogruaro, terzo gol in campionato per la classe 2000 Nice Matiz, e dunque Portogruaro che si porta in vantaggio a Isera. Non è riuscito il tentativo di rinvio da parte della difesa trentina, con la palla che ha colpito involontariamente la schiena di Sartori ed è stata svelta. Nice Matiz ad approfittare di questo pallone vagante, rivediamo dalla camera retroporta la conclusione di collo esterno di Matiz per il vantaggio portogruaro. Non si ferma l'avanzata delle Granata, che qui con questo doppio tentativo vanno vicine al gol del possibile 2-0, ma si passa invece al pareggio con questa sportellata da parte di Flaminia Sartori, che conclude con il sinistro, pallone che si insacca sotto la traversa, nulla da fare per Comacchio. Pareggia l'Isera con Flaminia Sartori, che aveva già segnato alle Granata nella partita di un campionato fa, aveva deciso lo scontro salvezza del Mecchia, mentre invece l'andata non era disponibile. Nulla appunto può fare Comacchio su questa conclusione dai 30 metri. Con le immagini di Gabriele Zoia andiamo nella ripresa. Si apre con il palo colpito da Plankensteiner, non ci sarebbe arrivata stavolta Comacchio. Rivediamo la deviazione quasi perfetta da parte della numero 23 dell'Isera. Isera vicinissimo al gol del vantaggio. Nel frattempo il Portogruaro perde Scudeler per infortunio e dunque deve fare i conti con l'avanzata dell'Isera, che vuole questi 3 punti. Nel frattempo viene anche espulsa Molinaro, Portogruaro che dunque deve giocare in 10 per più di metà del secondo tempo. Entra Spinelli al posto di Gasci per riequilibrare la squadra, ma la conclusione da parte di Monaco per il secondo palo colpito dall'Isera, anche in questo caso diagonale, molto molto pericoloso, però Portogruaro che si salva per la seconda volta. La risposta delle Granata arriva su calcio di punizione con Rovereto, che con questa conclusione scuote la traversa. Valenti era comunque sulla traiettoria, rivediamolo dalla camera retroporta. Grande chance per il Portogruaro in chiusura di partita. Il finale è più lento come ritmo, finisce 1-1. Un saluto a Davide Gasparotti. When it hurts like this, we hold each other high, but we fall 1,000 times, but I'd never say goodbye. Rieccoci qui, rieccoci qui. Tra l'altro quello screen con il commento siete belli quasi come l'inno del Portogruaro, all'ultimo secondo della diretta. Io. All'ultimo sì, secondo, ah, ce l'avevo mandato io tra l'altro proprio venerdì, okay. E non sapevo fosse stato messo anche in un video alla fine qua degli highlights. Insomma, mi delude che non c'è l'inno del Portogruaro, però allucinante, allucinante, veramente scandaloso. Discotecare. Comunque, insomma, siamo verso la fine comunque anche di questa sera. Multistreaming tra l'altro per la prima volta. Com'è andata, ragazzi? Com'è andata questa puntata? Io volevo tirar fuori, vabbè, no, prima parlavo io, poi volevo tirar fuori un argomento serio. Vabbè. No, tiralo, prego, fuori. No, perché adesso è una cosa proprio improvvisata, tra virgolette, perché ora, mentre prima stavo su Facebook per controllare diciamo, la nostra diretta, mi sono accorto che proprio la nostra amica Valentina ha scritto un articolo sulla vicenda di Katie Meyer, e volevo sapere se voleva parlarne. Un po'. Prima domanda volevo fare a Valentina, scema, diciamo, e poi la cosa seria. Ma c'è un sito per cui non scrivi?
In teoria ce ne sono tanti, no? Vabbè, io lo faccio un po' così per passione, quello che capita scrivo. Comunque, no. Il sito per citare il Mondo Calcio News, giusto per dare i crediti, e all'autrice ovviamente. No, la storia è, non so se tutti la sapete, il portiere della Stanford University è stata trovata morta nella sua stanza del college. E in un primo momento si pensava alle conseguenze del vaccino e di qua e di là, di su e di giù, e alla fine si è scoperto che si è suicidata. Non si sanno assolutamente le cause, i genitori dicono che è possibile che a causa di dei provvedimenti presi dalla direzione, perché la ragazza ha difeso una sua compagna di squadra, lei per paura si è suicidata. Il problema è che magari nel calcio maschile se ne parla molto di più di questi problemi della depressione o dei tentati suicidi, tipo Ilicic mi viene in mente di quanto se ne è parlato, però magari nel calcio femminile non se ne parla, e ci sono esempi. Cioè, esempi chiarissimi, per esempio Kristen Press, che più o meno tutti la conoscono, chi segue il calcio femminile. Quest'anno ha deciso di non giocare metà stagione perché per causa della depressione e troppa pressione. Dopo la stagione al Manchester United ha deciso di fermarsi un attimino. Se no possiamo andare in Spagna, Naikari Garcia, per esempio, la giocatrice del Real Madrid, lei dopo avere sbagliato un rigore nella finale dell'Europeo Under 19, è entrata in crisi, voleva mollare il calcio, si faceva male di continuo. Alla fine, in un'intervista, ha parlato pubblicamente dei suoi problemi e ha consigliato a ogni ragazza o comunque ogni atleta di farsi visitare da uno psicologo, che non c'è bisogno di vergognarsi, e è per la propria salute prima di tutto. Credo che sia un discorso comunque il fatto che alcuni casi vengano più messi in mediaticamente risalto e altri no, dovuto solo alle circostanze. Faccio un esempio. Quello che ha detto Valentina è assolutamente tutto giusto e tutto condivisibile, però è anche vero che ci sono state delle situazioni che hanno coinvolto atlete femminili che sono state messe mediaticamente in risalto per via delle circostanze. Perché Ilicic è finito in risalto? Perché purtroppo viene da un paese in cui c'è stato un conflitto violento. Però in questi giorni c'è stata anche una tennista ucraina, che adesso mi sfugge il nome, però insomma la situazione è simile. Oppure la ginnasta Simone Biles, credo che sia l'esempio più eclatante, che era entrata in crisi, poi alla fine comunque ha gareggiato, ha vinto l'argento. Quindi va da circostanza a circostanza. Katie Meyer purtroppo non era una calciatrice conosciuta. Però devo dire che io la notizia della sua morte l'ho trovata sul New York Post, quindi non su un sito da quattro soldi, quindi diciamo che un po' di risalto l'ha avuta. Però se fosse stata per esempio un Alex Morgan, un Megan Rapinoe, un Epital Camper, un Hop Solo, la notizia sarebbe mediaticamente stata ancora più messa in risalto. Assolutamente. Purtroppo appunto dobbiamo aprire anche una parentesi, hai fatto bene Francesco appunto a tirarla fuori anche su questo episodio, come avevamo fatto poi anche ai tempi quando anche ci fu tutta la causa con giocatrice del PSG che era stata attaccata, diciamo proprio aggredita, appunto qualche mese fa. C'è anche Eva che dice appunto non è la prima volta che ci sono dei suicidi lì alla Stanford University, ora so che si tratta di suicidio, però non sarebbe appunto una novità. C'era Giuseppe che non sapeva appunto di Press, invece però c'è Eva che dice che negli Stati Uniti poi i college hanno molto risalto, quindi è anche per questo che poi la notizia sicuramente è circolata, purtroppo è circolata. Francesco, volevi tirare fuori anche un altro argomento? Avevi altro da dire? O... No, era diciamo quello a chiusura, e ora possiamo anche parlare un po' di questo nuovo corso di CF Live. Non so,
Poi alla fine, come immaginavo, questa è una cosa che mi ero tenuto per me, i fedelissimi rimangono i fedelissimi. Assolutamente. Possiamo pure aprire 300 canali, ma poi questo lo, diciamo, l'ho sperimentato poi anche sulla mia pelle con la mia pagina, diciamo, poi quelli che ti porti dietro all'inizio rimangono, poi ti aggiungono altre persone, però loro, diciamo, rimangono veramente i veri fedeli, quindi tutti quelli che poi commentano anche, oltre quelli che vedo. Assolutamente sì, tra l'altro c'è il buon Vincenzo che è tornato a farci visita anche in chat dopo scorsa settimana, ovviamente ci sono Emi, Giuseppe, tutti i soliti che ci seguono fin dall'inizio, dal primo giorno. In imperdonabile ritardo, per cui si merita un meme di Mazzarri. Esattamente, esattamente. Adesso dovremo iniziare a creare anche queste cose da mandare in risalto proprio durante le dirette. Il messaggio. Meme vivente. Ecco. Giusto, fantastico, giusto. Bellissimo. Chi è che ci ha detto la cosa dell'inno del Portogallo l'altra volta? Credo Dino, no, forse Ema, sai che non mi ricordo. Ah, se Ema è già la seconda, la seconda dichiarazione d'amore che ci fa praticamente così. C'è anche il buon Luca, assolutamente sempre presente qui con noi, Dino accetta la punizione. A Giuseppe manca lo zio Pino, effettivamente attivamente è arrivato un po' a strascichi a bocconi. Beh, due settimane fa stava male. Un giovedì sì, me lo sono dimenticato di avvisarlo. Era talmente intento a scrivere cagate in chat che si era dimenticato. Si stava preparando tutto il repertorio totalmente per la sera, Dino. Capito? Ho detto stasera in chat, guarda, c'ho tutto il repertorio pronto. Io mi ero fatto la mia Mattia scaletta. A LOL, LOL 3. Sì, adesso vado a LOL, però faccio come Lillo, che non partecipo, do solo fastidio io. Ah, ok. Il mio ruolo. Capito perché? Luca dice, ma corsi di formazione per allenatore e allenatrice sul calcio femminile? Teniamo noi adesso, da in poi ci mettiamo noi e, e li facciamo noi. C'è un bel posto chiamato Coverciano e succede tutto lì, diciamo. Maschile, anche se non sempre escono allenatori di massima categoria, chiariamoci bene. Purtroppo, perché sennò... Gli europei femminili, Eva, dovrebbero... L'Italia Rai. Sicuramente sarà Rai. Sulla Rai. Sulla Rai, a meno che Mancini non deve dire qualcosa, ricordiamoci esatto. Sempre. Perché se Mancini Francia gira che c'ha... Tutti... Prego, Francesco. No, dice che Mancini c'ha lì che magari gira di qualcosa prima della partita, che fai? Non metti un mega schermo su Mancini, piccolina così l'Italia sotto? Beh, vai. Dicevo, i mondiali in Francia li ha seguiti tutti quanti la Rai, e per l'europeo, a me non mi dispiacerebbero se per l'europeo femminile riaprissero Casa Azzurri, magari con la storia della nazionale femminile, sarebbe una bella iniziativa. Comunque, vista che c'è uno che ha sbagliato diretta, Asso ti seguo da live con il grande Mario, sempre forza SR, mi sa che ha sbagliato diretta, ha sbagliato chat. Vabbè, ma noi ce li prendiamo i complimenti, Nel senso, facciamo Asso, finta che... sarei tu, Asso, va bene. No, Asso, che il soprannome di Luca, dai, facciamo finta che il soprannome anche di Luca. Ti voglio bene, ha detto, quindi, scusa, meglio di così. Luca, Luca. Ti segue dalle live con il grande Mario. Che tempi. Ti segue ricordi? Da quando le domande killer funzionavano e mandavano. No, Mario, quello di Maccio Capaton, quando facevo le dirette con lui. Ma Mario, ma che fine ha fatto Mario, tra l'altro, ora che me lo ricorda Youngster? Chi Mario? Mario il programma? Ah, quello con cui facevi le dirette, lo dice lui qua, vedi? Il grande Mario. Vi siete persi un po' di vista. Il grande Marione. Volevo dire Luca, ciao grande, un bacio. Vedi, ho ragione. E vedi. Ma Luca, ma forse sei tu il grande. Forse sei tu il grande Mario. Forse siamo tutti un po' Mario dentro, Mario. Sempre Roma, grande fede. Nell'altra vita. Pizza, una bella birretta. Ve la fate, La birretta me la deve già regalare Mattia, no? Quindi, pure a me, guarda che il Verona adesso batte l'Empoli, inizia la cavalcata per la restaurazione del ma io del non saprei se proporre proporre una nuova scommessa a Mattia, perché l'altra volta nella nostra diretta ci hanno chiesto ma il Verona farà 5 punti, arriverà a 5 punti,
farà 5 punti, no, non esageriamo, arriverà a 5 punti. 4 ne fa 4? Solo 4. Cioè, vince domani e poi basta. Esatto. Io sento profumo di vuole fare il record della Pink Bar, vuole battere il record della Pink Bari. Ma Nella Sverona sta sperando che la guerra si interrompa e magari la ripescano e la mantengono in Serie A. E poi vince l'anno prossimo, stile Danimarca. Che tra l'altro non sarebbe un record assoluto, però. Perché io, avendo fatto la storia del calcio femminile, c'è anche squadre che hanno finito a meno. Quindi, giusto per essere. E adesso attenzione che si fa, che mette qualche giocatrice strana indistinta, non porta il medico, un po' di penalizzazioni, vedrai. Comunque ragazzi, io non mi aspettavo che il Verona facesse veramente così male. Cioè, sono rimasto abbastanza sorpreso, perché comunque a livello societario stanno messi bene. Prima di tutto perché sono aggregati con la squadra maschile. Ma certo. La squadra maschile sta facendo bene. Ma poi perché hanno anche comunque un ottimo settore giovanile. Quindi... Esatto, ma infatti le nostre prese in giro da inizio anno non è per cattiveria nei confronti del Verona, ma è proprio per questa incoerenza, diciamo, tra una società che avrebbe tutto per fare bene, ma non fa niente per fare bene. Ma anche perché c'era stata una scommessa inizio anno su, io dicevo che si salvava. No, ma guarda, invece io vado controcorrente e dico, io neanche mi aspettavo che il Verona facesse un punto, pensavo zero io proprio, dall'inizio dell'anno. Come ha scritto Giuseppe, il Verona farà come secretariat di... Povero Hellas, ragazzi, povero Hellas. L'Hellas ha una calciatrice russa in squadra. Sì, vero. E sarebbe molto interessante scoprire la sua opinione riguardo quello che sta succedendo in Ucraina. Ma io non voglio... Per fartela mandare in live devi veramente ammazzare. No, guardate, io ho provato a parlare con Orlandi, ufficio stampa della Fiorentina, per parlare con la Gravez. In questo momento è più facile entrare nell'area 51. Vi dico più facile parlare con, più facile avere Putin in diretta. No, Biden, cioè vado alla Casa Bianca, gli dico, Biden, vogliamo fare un'intervista di calcio femminile, me la fanno fare senza problema. Piuttosto a lui che alla Gravez, guarda. No, quindi immagino, è una situazione abbastanza complicata, però cioè, sarebbe veramente molto interessante, perché due sono le cose che emergono, o è contraria o è favorevole, e se è favorevole secondo me va rispedita direttamente in Russia. Io però penso che onestamente, ma non penso di parlare così a caso, molti russi, e io li posso anche capire, che non sono d'accordo. Secondo me si trovano un po' in mezzo a questa situazione e ci possono far poco, perché tanti sono contrari, ma chiaramente quelli che vivono infatti all'estero sono stati tra i primi a far subito sapere, no, ma noi la guerra, che ci dobbiamo fare la guerra all'Ucraina? Chiaro che chi vive lì, ragazzi, è un altro paio di maniche. Io ammiro assolutamente quelli che sono scesi in piazza lì in Russia per manifestare contro la guerra, perché ci vuole comunque una certa dose di coraggio, perché lì non è che passano come qui che finisci 24 ore in carcere, poi lì alcuni spariscono, quindi sì, non è che tornano poi a casa, quindi onestamente questo è vero. È così. Hai detto bene sì, Russia all'estero, perché io venerdì scorso, mentre ora vado in trasmissione, Francesco lo sa perché gliel'ho detto, io ero proprio andato a bere una birra con un amico, un mio carissimo amico che è russo, il mio ex compagno di banco delle superiori, persona squisita, che adesso purtroppo si trova anche nel fuoco incrociato dei social media, perché sui social media basta che guardano che c'è la bandiera russa e automaticamente pensano che tu sia favorevole. Quindi non vi dico quello che gli hanno scritto, certe cose allucinanti. Ma io infatti, Stefano, per esempio a me questo fattore dell'esclusione degli atleti russi, cioè io la trovo una cosa un po' un'arma a doppio taglio, nel senso che l'atleta russo che è russo, non è colpa sua se è russo, e deve gareggiare per la sua nazione, cosa deve fare? Posso dire un'altra cosa, che c'è anche di peggio? Tu pensa invece uno di un'altra nazionalità che gioca in una squadra russa. Certo. Si ritrova fuori da tutte le competizioni adesso. Infatti tanti cosa hanno fatto? Per esempio Hackett, che giocava nel CSKA di basket.
ha rescisso il contratto ed è andato a giocare a Bologna, ma a tempo zero. Tantissimi l'hanno fatto anche adesso nel calcio, comunque negli altri sport. Quindi ti ripeto, russi non è essere una non è una colpa essere russi, perché poi alla fine cos'è, siamo noi quelli che dobbiamo discriminare, perché poi facendo così si finisce per discriminare loro che non c'entrano niente. Cioè sappiamo chi è che sta facendo tutto. Se poi dobbiamo prendercela con i russi perché sono russi, secondo me abbiamo sbagliato. Poi comunque Emanuele che chiede una live con Piovani, io la farei pure col Papa la live, però ragazzi se non li mandano c'è poco da fare, eh. Cioè, però sai che riesce a convincere il Sassuolo, ma tanto di cappello e... Guarda Francesco, ti dico questa: quando giocava per il Sassuolo io ottenni un'intervista con Daniela Sabatino. Come hai fatto? Lo vorrei sapere anch'io. Non è che l'ho chiesta per Corriere della Sera o per Fatto Quotidiano, ma allora, dentro la chiesi per il giornale del Molise. Ma magari erano più malleabili all'epoca, eh? Beh, considera, era poco prima che lei passasse alla Fiorentina, qualche mese prima che lei passasse alla Fiorentina. Lei un anno ha giocato a Sassuolo. No, però dico, un anno lì, poi... cioè, tra una cosa e l'altra, cos'è... No, dico, c'è una cosa di cui parlare, ora mi sono ricordato. Della bambola voodoo. Tweet o non tweet? I tweet che scompaiono con le risate. I bot. Anche lì. Una Giacinti Luca gli toglie lo sguardo, ride. Scuote la testa. Ridicola. Una Giacinti che ride e poi scompare. Vai, da me i bambini fanno meno, sono più bambini loro che i bambini da me, quindi boom, boom. E con questa non avremo Valentina Giacinti con noi in diretta. Luca e ce l'avevo qua proprio, ce l'avevo in era mano. Lì stava per arrivare, no, le trattative andavano avanti però. Non ho capito che è successo, però bene. No, che Ganz è tornato in un'intervista sulla questione Giacinti, sì, l'ho visto, e l'ho lei letto. Avrebbe twittato le emoticon con la risata su tweet. Poi non so se li ha tolti, mi pare li abbia poi tolto. Tweet. Come i bambini. Bisognerà vedere a giugno chi sceglierà il Milan. Esatto. Vogliamo fare adesso qualche ipotesi? Secondo me è Giacinti. No, secondo me si tengono Ganz. Ma dipende da una cosa semplicissima, secondo me. Da risultato, sì. Esatto. Se arrivi in Champions, non puoi cacciarlo, cioè oggettivamente. Sì, sono d'accordo, però anche se non arrivasse in Champions, secondo me non lo possono cacciare, perché comunque, nonostante abbia messo fuori i pezzi da 90, il Milan comunque ha continuato a spingere, anche adesso che ha perso Guagni e Piemonte, cioè rinforzi che erano arrivati al posto loro. Comunque il Milan, salvo il pareggio col Sassuolo, comunque... Stefano, è anche vero che però Stefano concordo assolutamente, però Stefano io continuo a ripetere e l'ha detto prima giustamente Francesco a inizio puntata, per me è colpa di Ganz se si è rifatta male Guagni, perché lui dopo che lei torna acciaccata non la deve far giocare, nonostante si viola col Sassuolo, sapendo dei trascorsi degli ultimi due anni non la deve far giocare, perché se no ti esponi chiaramente al pericolo che si possa far male. D'accordissimo, però è anche vero, e questo l'abbiamo visto più volte, che Alia Guagni al 10% vale più di qualsiasi altra calciatrice. Sì. Ma piuttosto mettila agli ultimi 20 minuti che te la risolve, se mai. Sicuramente l'ha gestita male, per carità. Concordo sul fatto che abbia sbagliato la gestione, però cioè, se io ho la certezza che Alia Guagni mi dice guarda mister, ti posso giocare solo col piede destro, va bene lo stesso, la mettono sempre in campo, c'è poco da fare. È vero, sì. Staremo a vedere a fine stagione. Invece Francesco e Luca, qua mi rivolgo a voi, un certo sito di cui non voglio fare il nome parla dove vai a parare di un interesse dell'Atletico Madrid per Savai. Allora, io come ho detto oggi, io ho una proposta per l'Atletico. Io accetto. Gliela diamo in prestito fino a fine stagione.
E poi ritorna. Ce la riabilitano loro e poi dopo ritorna a fine anno e torna a giocare l'anno prossimo. Io però quando sento parlare di una squadra che vuole una giocatrice che ha un infortunio così grave, a me fa un po' ridere, perché cioè, oggettivamente mi sembra improbabile che una squadra di quel calibro venga a prendere Salvai, che tra l'altro ha un bel percorso davanti di recupero. Cioè. Ma soprattutto dico una cosa, all'Atletico... Se avessero detto Lenzini mi sarei già più preoccupato, ma Salvai che deve star fuori parecchi mesi... Ma sai che ti dico? Io dico all'Atletico e alle altre squadre, belli miei, la pacchia è finita. Volete le giocatrici? Pagare dall'anno prossimo. Beh, pagare non credo tanto che sia un problema, però anche la cosa che ha detto Luca intanto... io non è che cioè, non è secondo me tanto vero, perché io mi ricordo nel 2015, 2016, non mi ricordo, la Fiorentina prese Pepito Rossi a gennaio pagandolo una miseria, facendoli fare 8 mesi di recupero di infortunio, è tornato in campo che era devastante. Poi dopo un anno si è ritornato un'altra volta e fine della storia. Stefano, però te con quante, diciamo, speranze ti prendi una giocatrice così, considerando e sperando che non si rifaccia male tutto? Io voglio solo ricordare che Salvai purtroppo è al secondo grave infortunio in pochi anni, non il primo, secondo grave infortunio. Quindi, e stiamo parlando del 2019 il primo, questo è il secondo e siamo nel 2000, se l'è fatta a fine 2021. Quindi, per carità, può essere anche un'idea, però prendersi una giocatrice e tenerla mesi e mesi ferma. Non piace, dico, stia facendo chissà quali scelte, perché in questo momento è quarto in Spagna, l'anno scorso non si è qualificato per la CE. Insomma, non è che stia facendo proprio scelte lungimiranti. Non solo, ma non è che sconsiglierei anche alle calciatrici italiane di andare lì, perché comunque bene la Linari, ma Guagni e De Bonetti, con tutto il dovuto rispetto, sono andati solamente a lucidare la panchina con il loro fondoschiena. Certo, ma che l'Atletico... No, vai fra, vai fra. No, no, una cretinata volevo dire. No, volevo dire a Stefano che certo che sia Bonetti, vabbè, Guagni poverina ha avuto quello che ha avuto, ne ha avuto una più del diavolo, però Bonetti non è che è andata in un buon momento all'Atletico, è andata proprio nel momento più buio dell'Atletico, quindi... Il caso Bonetti io lo so da cima a fondo, so tutto perché ho ascoltato tutte le campane, c'è una persona che mi ha raccontato tutto su come è andata, quindi io so tutto e posso semplicemente dire che Bonetti all'Atletico Madrid neanche ci doveva andare, le serviva solamente una scusa per poter lasciare Firenze, perché ormai era entrata in rotta con il esatto. Sì, poi sì, per Guagni più che Atletico Madrid, Atletico ma non troppo, ma non è... a proposito di Atletico ma non troppo, non è che vogliono Urtig per caso? Non la regge più sta Urtig. Ma guarda Stefano, sai qual è il problema? Che certi giocatori barra giocatrici visti in televisione sono una cosa, poi dal vivo ti fanno cascare 10 volte di più quello che sappiamo noi. E l'altro giorno, domenica scorsa, è stato veramente, veramente difficile, credimi. Proprio guardare. Comunque, Flavio che chiede come finirà Juventus e Roma domani. Quindi direi, facciamo un bel giro di pronostici. Pareggio! Pronostici. Bravo. Roma, vittoria Roma. Roma. Allora, io prima di fare questa diretta, un paio d'ore prima che cominciasse questa diretta, ho parlato al telefono con il mio amico che sta nello staff di Spugna. C'è una bella atmosfera, tanto bella. Però Vinovo non è un campo facile da espugnare, anzi secondo me è impossibile da espugnare. Quindi sono d'accordo con Luca, pareggio. Io dico che vince il Verona. Forza Verona. Crediamoci fino alla fine. Forte. Perché sarà Juventus Verona, capito? A situazioni infortunate, inoltre, bisogna dire che la Roma sta messa anche meglio, perché a parte Ciccotti, la Roma sono tutte disponibili. Sì, vero. Tra l'altro in bocca al lupo a Ciccotti, che è stato un brutto infortunio. Ecco, io ho una domanda per Luca. È un'altra calciatrice che ha avuto 2 infortuni gravi nel giro per pochi anni. Luca, tu firmi per il pareggio domani? Sì. Ah.
Ma invece facciamo un invece ragazzi, ditemi che ne pensate di Samp e Fiorentina. Mi interessa sapere la vostra opinione. Uno. Samp, che Samp. Che bello, almeno così se domani vinciamo, ma non succede. No, Luca dice per me è due. Io credo nella Ma io lo dico, due a dico uno. Per un se- lo dico per un semplice motivo, perché noi adesso stiamo dicendo la Fiorentina, okay, ma la Sampdoria prima della partita col Pomigliano non è che stesse facendo sto calcio champagne, anzi era uscita dal campionato, ha perso malamente quasi tutte le partite, quindi diciamo che i punti conquistati adesso dal Napoli hanno un attimo riaccorciato leggermente la classifica, cioè, io voglio solo dire più se, motivazione. Se la Sampdoria avesse perso col Pomigliano, sarebbe la Sampdoria nella situazione che si trova, in cui si trova adesso il Pomigliano, Assolutamente. Perché la realtà è quella. Ma domani c'è, ripeto, ci sono delle motivazioni che vanno oltre la classifica. Sicuro, però dato che le motivazioni sono tante, ma le motivazioni non scendono in campo, perché lui non scende a giocare, di conseguenza le giocatrici tu le puoi motivare, ma poi bisogna vedere come interpretano questo, perché non scende, puoi essere... non scende a giocare... Però Cincotta è un po' il dodicesimo, uno di quelli che si fanno sentire, Non è uno che quello, buono quello buono. Sicuro, però dipenderà tanto la Sampdoria con che spirito affronterà la gara e la Fiorentina lo stesso, perché la Fiorentina diciamo che con una vittoria si toglie un po' da quell'impaccio in cui si trova adesso, con altri risultati rimani sempre nel limbo. Perché poi alla fine quello è il problema della situazione, che se pareggi o perdi, chiaramente la situazione non migliora più di tanto. Se pareggi o perdi, rischi di trovarti veramente in zona retrocessione a fine di questa partita. Ma Napoli perde in zona retrocessione con Verona al prossimo turno, poi Milan, Inter e Roma. Infatti. Per quello che dico che... Probabilmente è per quello che dico che la Fiorentina si deve giocare, si gioca tanto in queste due gare. Se queste due gare sono due gare positive, secondo me affronta le altre tre gare di seguito con le big, diciamo, in modo un po' più rilassato. Se ovviamente non le vince, cominciamo veramente a parlare di rischio retrocessione concreto. Perché poi alla fine è così. Che situazione. Eh sì, è davvero una lotta slavenza. Anche perché ricordo poi l'ultima giornata c'è il derby toscano, non è che voglio dire, però non vorrei mai che si arrivasse all'ultima giornata con Fiorentina Empoli, mi pare, sì. Che lì sarebbe una roba quasi tragica come cioè, sì, tragica anche da tutti i sensi, perché c'è un nostro amico che ha promesso un tuffo nell'Arno in caso succeda quello che lui si augura, diciamo, e Stefano un po' meno, mettiamola così. L'Arno non lo consiglio, ha dimostrato più volte di essere un fiume molto pericoloso. meglio suggerisco o la piscina Costoli vicino al Nelson Mandela Forum, oppure i laghetti che stanno verso San Gimignano. Mm-hmm. Io lo farò sapere, dai, allora. lo informi. E insomma, ragazzi, siamo in chiusura di questa puntata, di questa 21esima puntata multistream. E quindi ringrazio tutti quelli che sono stati qui con noi, il Pino e Marco che sono andati via prima, le nostre fantastiche ospiti di questa sera, ovviamente Francesco, Valentina, Luca e Stefano, che ormai è ufficialmente una new entry di Calcio Femminile Live, quindi grazie a tutti ragazzi. Quando è che mi arriva il sentito benvenuto? Ah, pensavo chiedessi quando mi arriva lo stipendio, meno male. No, il kit di benvenuto te lo possiamo pure quello non sarebbe male. Sì, poi ne parliamo. Sindacati contro CF Live. Esatto. Credo che per arrivare a prendere uno stipendio tutti quanti, chissà quanto cavolo dovremmo crescere. Intendo di visualizzazioni. No, io però parlo anche proprio di età anche. Cioè, forse a 80 anni quando faremo la puntata 2302. Sì. Quando saremo noi nuovi... quando ci sarà Zio Fra...
Zio Mattia, nonno Luca e nonno Pino. Pino diventerà nonno, sarà nonno Pino ancora lì. Ancora in quel periodo sicuramente ci faranno intervistare Giacinti, Ciao Salvati, sì, esatto, Giovanni, proprio come se non sì, esistesse Giovanni. Esatto, lei è proprio... Esattamente. Grazie ovviamente anche a tutti quelli che ci hanno seguito. Mi raccomando, seguiteci anche sui social per sapere sempre quando andremo in diretta. Io... faccio un saluto con ancora un video di College Life, lo mando subito in diretta per salutarvi. Nel frattempo vi auguro a tutti una buona notte. Ciao a tutti. Notte, alla prossima. Ciao. Ciao, buonanotte. Time to run it up. I wake up. Flex, I'm down now. Check, no drip this. Wet. Tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die. Stretch. Tell him run it up. 9 out of 10, roll through my hands. I'm by my lonely. Turn to a savage. Now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends. I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court. I'm Nick.